tocca a me imprevistamente, imprevedibilmente moderare la sessione del pomeriggio perché Grazia Villa è malata, ci saluta, si scusa e noi ovviamente la salutiamo e gli auguriamo di riprendersi rapidamente. E nel pomeriggio saranno due gli interventi, diciamo, principali. Il primo, quello di Vittorio Agnoletto, Vittorio che è stato molto amico di Vittorio Bellavite, no? Molto amico. Da sempre direi, no? Anche perché essendo di generazioni diverse, in qualche modo si sono incontrati anche nel momento in cui Vittorio Agnoletto ha cominciato una militanza politica che poi l'ha portato ad essere una figura di rilievo non soltanto locale, ma nazionale e internazionale per molti aspetti. E poi naturalmente Vittorio, con Vittorio Bellavite. Eravamo andati a trovare Vittorio Agnoletto nei giorni del Genoa Social Forum, quando Vittorio Agnoletto era il portavoce del Genoa Social Forum in quelle situazioni piuttosto complicate. E il secondo, quindi ovviamente Vittorio ci parlerà soprattutto della parte, tra virgolette, non ecclesiale di Vittorio Bellavita, il suo impegno politico, sociale, che è stato prevalente per tutta una certa fase della sua vita, ma che comunque è rimasto sempre vivo, no? Anche i riferimenti che facevo stamattina alla caratterizzazione che Noi Siamo Chiesa, la sezione italiana, aveva nel movimento internazionale anche per l'attenzione che aveva Vittorio in questo, Vittorio Bellavite, richiama anche questo passato, no? Questo. E poi il secondo intervento che sarà fatto da online, da Marinella Perroni. Marinella Perroni, teologa, fondatrice del Coordinamento delle Teologhe Italiane, una figura, come dire, di spicco della teologia italiana, che parlerà invece, tornerà un po' sull'aspetto ecclesiale, soprattutto nei contenuti della riforma alla luce del percorso sinodale, no? Questo è il quadro, poi appunto ci sarà uno spazio per interventi liberi, una discussione, no? Però visto che Giuseppina mi ha richiamato ai tempi, do subito la parola a Vittorio Agnoletto, proprio per questo intervento, diciamo, sull'impegno di Vittorio Bellavite nella società e nella politica. A te, Vittorio. I tempi sono 40, 40, massimo. massimo 40. Va bene. Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Grazie moltissimo di questa opportunità e direi di questo onore, perché per me questo è un onore, rispetto al quale mi sento anche abbastanza inadeguato, perché ricostruire la storia di Vittorio. E poi, come mi è stato ordinato con quattro mail, una dopo l'altra, precisissime, riuscire ad attualizzare anche la vicenda non è molto, molto semplice. Io volevo partire proponendovi una riflessione iniziale che, a mio parere, ci può, guardo l'ora, ci può essere d'aiuto per leggere, almeno ve lo offro come possibilità di criterio di lettura, la storia politica e sociale di Vittorio. Tre cose. L'obiettivo. A mio parere, l'obiettivo principale di tutta la sua storia politica è stata quella di far colloquiare il religioso col laico e di valorizzare la laicità lì dove non diventasse scontro però a priori con la Chiesa e un'apertura delle tematiche religiose verso il mondo sociale, politico, laico. Questo mi sembra che sia indubbio stato il suo punto fondamentale di lavoro di tutta la vita politica e sociale. Secondo, diciamo, metodo che era quello della assoluta e totale coerenza individuale.
In Vittorio è evidenziabile una invidiabilissima coerenza tra le sue opinioni e le scelte quotidiane. Dico, parere mio, invidiabilissima perché non è automaticamente il registro comune di tutti quelli che hanno avuto un percorso a sinistra, vicino al suo o vicino al mio, eccetera, no? Il tentativo di testimoniare i principi è sempre un tentativo anche molto, molto faticoso. E l'obiettivo metodo è la terza chiave di lettura che vi offro, la prendo in prestito da una frase di Pasolini, che è un problema dentro il quale ci siamo trovati tutti e secondo me lui ci si è trovato tante volte. Cioè, Pasolini diceva: il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia. Sarò pessimista su questo, ma io condivido molto questa affermazione, che è un'affermazione pesante. E di fronte a questa affermazione tanti, molti scelgono di sottrarsi alla pratica politica. E questo ha delle radici molto antiche, perché chi viene da un'educazione cattolica sa benissimo che se andiamo indietro di 50 anni o più, la vulgata per cui la politica è una cosa sporca e ne conveniva star lontana era una cosa spazzata poi via, se vogliamo, dal 68-69, però alle nostre famiglie d'origine questa era una frase che tornava, no? Ecco, allora la sfida da parte di Vittorio è stata quella invece di continuare a dire: io mi misuro con la pratica politica, ma lì dove c'è conflitto tra la pratica politica e la verità, io sto sempre dalla parte della verità, o comunque cerco sempre di essere parte della verità, poi nessuno di noi è depositario di una verità per tutti. Questo è qualcosa che si ritrova costantemente nella sua vita e che, a mio parere, alcune volte ha pagato anche molto pesantemente. Queste sono le tre chiavi di lettura, attraverso la griglia attraverso la quale io vi ripropongo una lettura della storia politica di Vittorio e qualche riflessione sul presente. Beh, intanto ho scoperto che la passione politica nasce con lui più o meno quando nasco io, capito? Cioè, attorno ai 50, sì, perché noi avevamo 20 anni esatti di differenza, esattamente 20 anni, quindi una generazione canonica. Lui scrive che l'interesse per la politica nasce attorno al 56-57 e poi non lo abbandona assolutamente più. E ha attraversato gran parte del mondo cattolico. I primi anni lui li ha fatti nella Gioventù di Azione Cattolica, questo non lo sapevo. Io sapevo un po' la sua storia da quando poi invece ha cominciato a occuparsi dell'Intesa Universitaria, che era come un coordinamento di associazioni cattoliche, dentro cui c'era FUCI, Congregazione Mariana, Movimento Giovanile DC e altro, e siamo nel pieno collateralismo dell'associazionismo cattolico alla Democrazia Cristiana. E infatti anche nelle sue note si dice che c'erano dei tentativi timidi di provare a confrontarsi con qualche pezzo di sinistra, ma che sostanzialmente era la costruzione del blocco centrista che doveva confrontarsi col blocco di sinistra. Lì siamo ancora al momento in cui PC e PSI in gran parte lavorano ancora insieme, perché siamo prima del 62-63, quindi del centro-sinistra, e quindi del momento in cui PSI va al governo e PC rimane all'opposizione. Poi diventa presidente dell'Azione Cattolica. E diventa presidente dell'Assemblea,
E qui ho trovato qualcosa che poi lui si è portato indietro negli anni, anche questo io non lo sapevo. E cioè, alla fine, una visione della politica che era, non è mai stata legata unicamente alla dimensione italiana. Lui racconta che all'inizio del 61 fa un incontro al Teatro Gerolamo per solidarizzare contemporaneamente con l'anniversario della rivolta algerina del 54 e con quella del 56 contro i russi da parte degli ungheresi. No? Cioè, non erano due temi che venivano vissuti nell'interpretazione dello scenario internazionale sulla stessa linea, cioè che chi era per gli uni era anche per gli altri. Era un po' come un cercare di attraversare le vie della separazione, no? Che c'è. Quindi anche questo ho trovato una cosa molto molto importante. Poi diventa presidente dell'organismo rappresentativo degli studenti alla Cattolica e a quel punto è ormai lanciato in qualche modo verso una carriera politica, anche perché chi comincia in quel modo, in genere allora il percorso era dentro la Democrazia Cristiana e poi parlamentare, però la sua direzione va in modo diverso. Affianca alla parte più strettamente di militanza politica associativa l'amore per la scrittura, perché poi lui scriveva in continuazione, cioè documenti, ecco, forse ogni tanto non aveva la dimensione della lunghezza, no? Ecco, però veramente, no? E infatti qua lui comincia a dire che lavora con dialoghi. Mi mancava e ho scoperto. Averlo saputo prima l'avrei utilizzato un sacco di volte dicendo l'ha fatto perfino Vittorio Bellavita, che cosa avete da dire, che ha rischiato di essere espulso anche lui dalla Cattolica. Anche lui rispetto al Capa, che è stato espulso dalla Cattolica, si è salvato nel senso che gli hanno fatto saltare una sessione però, di laurea, però poi hanno sbagliato a votare e a individuare l'articolo sul quale muoversi, per cui poi la cosa è rientrata. Ma l'obiettivo era l'espulsione da parte della struttura dall'Università Cattolica. Questo francamente non l'aveva quasi mai raccontato. L'immagine che dava era: io sono stato un bravo ragazzo, poi ho preso altri percorsi. No, invece no, ha un'età giovanile anche abbastanza movimentata, movimentata. Quando penso che poi se la prendeva un po' quando la primogenita movimentava la sua, cioè. Arriviamo alla tesi, sempre rimanendo sulla politica. Una tesi che credo sarebbe molto attuale rileggere adesso da qualche studente per lavorarci sopra, perché individui davanti alle corti internazionali di giustizia per controllare l'articolo 27 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Pensiamo all'attualità oggi delle corti internazionali e anche come spesso vengono utilizzate e tirate da una parte e dall'altra. Fa un periodo, mi pare una parentesi un po' lasciata lì così nella sua vita professionale, cioè va a lavorare all'Alemagna a fare l'impiegato, ma poi fugge immediatamente. E arriviamo a un po' quello che è il punto centrale della prima sua fase politica. Se diciamo che la parte universitaria è la premessa e poi c'è l'impegno nelle ACLI. L'impegno nelle ACLI coincide con i tempi del Concilio Vaticano II. Nelle ACLI lui racconta le varie esperienze che fa, ha la possibilità di incontrare Monsignor Camara e tante altre testimonianze che ci aprono ai pensieri. Lui li incontrava, la mia generazione leggeva i testi un po' di anni dopo, no? La differenza tra essere in quel caso protagonisti e andare alle fonti. E qui c'è l'incontro con Labor, che poi lo porta all'esperienza più politica strettamente, che è quella dell'MPL e quindi del percorso politico organizzativo come partito. Qui mi sembra che ci siano due salti interessanti. Il primo, la scelta che fa di una militanza di partito. Di una militanza di partito che non era per nulla scontata
di una militanza di partito che non era per nulla scontata, perché appunto chi veniva da quel retroterra o faceva la militanza spontanea dentro la DC, che era militanza di partito, ma era come una militanza associativa catapultata sul piano politico con la garanzia dell'elezione. Era questo il collateralismo che c'era con l'associazionismo cattolico. Quindi invece vuol dire prendere in mano la propria barca, mettersi a remare, costruire un soggetto politico e comincia quindi una forma di militanza di partito. L'altro aspetto che non riguarda solo lui, ma è molto interessante perché la storia di quella generazione arriva da una storia, diciamo, con le radici nell'immediato dopoguerra, attraverso quella che è un pezzo della sinistra storica dentro la DC, e però con Labor e i passaggi successivi arriva a confrontarsi con quella che è la nuova sinistra, fuori dal Partito Comunista, che è una nuova sinistra fatta anche da generazioni totalmente diverse. C'è qualcuno che viene dalla sua generazione, da Castellini, questi personaggi qua, ma la militanza è una militanza di tipo diverso. Non è questo un percorso originale o unico, anzi, io lo vedrei da un punto di vista anche storiografico. È un percorso che è stato molto comune a un pezzo di quella generazione e anche delle generazioni seguenti che, venendo dall'educazione cattolica, sono ritrovati sempre molto di più con l'area a sinistra del Partito Comunista che col Partito Comunista stesso. Qui faccio un salto, si intreccia anche con una questione ideologica. Cioè, per chi veniva da quella storia, la difficoltà era rapportarsi con ciò che veniva definito dal mondo comunista. E questa è sempre stata. Io credo che con Vittorio siamo stati tra i pochissimi che dentro Democrazia Proletaria non ci siamo mai dichiarati comunisti. E leggendo un suo testo mi è venuto veramente da sorridere, mi ha fatto sentire bene che anche lui aveva problemi quando eravamo nel PDUP col PIC. Cioè, a me a lui sarebbe piaciuto che finisse, che il nome del partito fosse finito con PTUP, Partito di Unità Proletaria, e non per il comunismo. Perché avevamo una storia diversa, perché per noi il comunismo era quello che poi c'era stato, era anche quello che c'era stato in Unione Sovietica, con Stalin e via dicendo, e quindi era complicata la cosa. Risolta, e io qui l'ho vissuta da ragazzino, lui l'ha vissuta da protagonista ai tavoli della discussione, risolta in un incontro con quelli che venivano dal comunismo eretico, che avevano rotto il comunismo ortodosso, cioè quelli del manifesto che erano stati espulsi. E poi a quel punto c'era stata Praga nell'agosto del 68 e via dicendo. Ecco, allora, quello, il percorso che è stato costruito poi con Democrazia Proletaria è il percorso, a mio parere, io l'ho sempre vissuto così, delle tre minoranze. Le tre minoranze critiche dei grandi tre pensieri culturali e politici novecenteschi. Il pezzo che arrivava dalla sinistra socialista, che inizialmente aveva fatto riferimento a Lombardi, quindi Vittorio Foa, Miniati, eccetera, il dissenso comunista della Castellina, Rossanda e gli altri, e il pezzo cattolico che veniva da lui, da Mimmo Iervolino, da Giovanni Russo Spena, eccetera. Vittorio è, a mio parere, assolutamente un protagonista privilegiato della costruzione di quello che a mio parere è stato il momento più fecondo della sinistra nel Novecento, che non è tanto e solo, perché io posso avere un problema di affetto, quindi posso sbagliare, la sigla di Democrazia Proletaria, ma gli incontri culturali che dentro quell'area ci sono stati e si sono verificati. Anche lontani, questo è stato un bene, da un certo giovanilismo con cui dovevamo fare i conti dentro poi le alleanze che si andavano a costruire nei cartelli elettorali, ma che era molto, molto secondario dentro il percorso di Democrazia Proletaria. Lui ci arriva a
avendo fatto prima l'esperienza dell'MPL, il fallimento con le elezioni del 72, nella riflessione. Purtroppo andrebbe attualizzata per tutti questi 50 anni futuri sul disastro delle divisioni sinistre con 1 milione di voti non utilizzati e via dicendo. E poi c'è la costruzione di democrazia proletaria. Prima della costruzione di democrazia proletaria, però, ci sono due elementi importanti nella vita sociale e politica che incidono su questo percorso. Uno c'è il 74. C'è il referendum sul divorzio, col ruolo importantissimo dei cattolici per il no, ancora lontani dal riuscire ad avere una loro rappresentanza politica in un rapporto dialettico e complicato e difficile col Partito Comunista, perché poi dopo sull'onda di questo si realizza la sinistra indipendente, che non riuscì mai a diventare una struttura autonoma, che però anche lì dal punto di vista culturale dell'elaborazione produsse veramente moltissimo. E poi abbiamo il tragico 73, che è il colpo di Stato in Cile, è la nascita dei cristiani per il socialismo, che si colloca più o meno in quel periodo, ed è la, a mio parere, la spaccatura poi definitiva che segna gli anni seguenti dentro la sinistra, tra l'alternativa e la costruzione del compromesso storico. Paradossalmente, tutte e due, adesso sto semplificando, analisi che partivano dalla riflessione su quello che stava accadendo in Cile, sul rischio di colpo di Stato in Italia. Abbiamo avuto il Borghese, abbiamo avuto Piazza Fontana, avremo poi Bologna e tutto quello che conosce. Ecco, attraversando questo percorso si arriva alla costruzione di democrazia proletaria. Qui comincia un periodo, a mio parere, anche anche di grande sofferenza per Vittorio, perché quelle confluenze sulla carta funzionavano tutto bene. Da un punto di vista culturale, le risorse erano tante, la produzione era molto alta. Quando poi passi alla costruzione del partito e delle strutture, le questioni diventano più complicate, no? Quando poi a Milano arriva il pezzo che deriva dal movimento studentesco con Mario Capanne, eccetera, le relazioni, l'idea di costruzione di un partito, insomma, non è proprio semplice, no? Se c'era una cosa a cui Vittorio era totalmente allergico, ma non solo rispetto a sé, rispetto anche agli altri, era qualunque forma di leaderismo. E questo ovviamente poi storicamente è andata in modo diverso. Ci sono le elezioni del 76, c'è il percorso di democrazia proletaria con le scissioni che poi si verificano col PDUP e la rottura sia del PDUP che di Avanguardia Operaia, e poi andando avanti con gli anni, adesso senza ripetere tutto. La frattura anche con chi ha invece poi scelto un percorso nell'area verde. Nostra collocazione dentro Democrazia Proletaria è sempre stata una collocazione che comprendeva l'importanza del partito, ma manteneva sempre contatti privilegiati con l'esterno e con la società civile. Né Vittorio, io e tanti altri non abbiamo mai smesso di fare attivismo associativo oltre a quella di partito. E questo vuol dire che non abbiamo mai vissuto, pur avendo un attaccamento fortissimo, il partito come un'essenza onnicomprensiva. Importantissima l'organizzazione, abbiamo avuto ruoli anche di direzione, ma non era mai una barriera rispetto alla società civile esterna. A un certo punto Vittorio va a lavorare in regione. Scusa, io qui una riflessione minima personale la voglio fare perché gliel'ho sempre detto ed ero più arrabbiato io di lui, questo fa parte del suo carattere, però questo ci riporta qual era la sua concezione della politica. Vittorio avrebbe dovuto fare il consigliere regionale. Se si stabiliva il criterio che nessuno poteva tenere, criterio politico, non legale,
che nessuno poteva tenere due ruoli istituzionali contemporaneamente, chi era stato eletto si dimetteva e Vittorio doveva diventare consigliere regionale. Per dinamiche politiche di partito questo non è mai avvenuto e lui ha fatto il lavoro di gruppo politico in regione, assolutamente importantissimo. Però lo voglio ricordare perché io tante volte andavo da Vittorio a dire: "Ma Vittorio, però tu non sei arrabbiato?" "Ma no, lascia stare." E io ero più arrabbiato di lui per quello, no? Anche perché ritenevo che una sua collocazione istituzionale sarebbe stata estremamente. Ma sono stati scattati i meccanismi di partito. Con che fa Vittorio, non c'è mai anteporre la propria figura e il dire ho sofferto perché ho messo fuori, eccetera. C'è una volta sola, e anche quella sera, quella notte me la ricordo molto bene, quando in una votazione notturna non fu più rieletto nel gruppo dirigente nazionale di Democrazia Proletaria. Però quella volta non fu così negativo perché gli fu poi affidata la responsabilità dei rapporti col mondo cattolico, divenne il Vaticanista di Democrazia Proletaria e sicuramente ha potuto incidere molto in quel modo piuttosto che essere in una segreteria nazionale o in una direzione nazionale. Andiamo avanti. Quando lui è dentro Democrazia Proletaria e ha quel ruolo, riesce a fare alcune operazioni politiche. E non se l'intesterà mai, perché lui sta sempre un passo indietro rispetto ai meriti, però ma è la verità. Cioè, l'operazione Melandri e Tridente sono frutto di Vittoria. Devo dire, per onestà, che su questo ha trovato le porte spalancate di tutto il gruppo dirigente di Democrazia Proletaria. Cioè, nel senso che l'intreccio tra le diverse culture, l'apertura culturale, l'evitare una visione fideistica bloccata era un patrimonio comune dell'organizzazione e quindi permetteva che personaggi come Eugenio Melandri, come Alberto Tridente, potessero avere un ruolo istituzionale. Questa è stata fortissima come cosa per mantenere canali di comunicazione con quella galassia che si organizzava e che c'era, che era quella poi del movimento pacifista, eccetera. Sul piano più politico, i problemi, qui scusatemi se ogni tanto uso plurale, però per lui e per me, arrivano quando si scioglie Democrazia Proletaria e si va a costruire Rifondazione. Allora lì, insieme, noi decidiamo che quello non è il nostro percorso. Cioè, pensiamo di poter condividere tante, direi la quasi totalità delle battaglie politiche e sociali che fa Rifondazione, ma abbiamo un problema ad andare a fare l'unificazione con un pezzo che dopo il cambiamento di nome del Partito Comunista arrivava, diciamo così, non dalle posizioni più aperte del Partito Comunista, arrivava dall'area cosciuta, non dall'area Ingraiani. Ingrao alla fine decide che non esce in quel momento. E allora lì il nostro percorso politico cambia. Collaboriamo su un sacco di iniziative, di battaglie politiche con Rifondazione, ma non ci iscriviamo. E comincia un po' un percorso nel deserto che è sempre andato avanti, cioè senza poi aver aderito ad altre forze politiche organizzate. E qui Vittorio sceglie di tornare un po' al punto di partenza come suo ruolo. E cioè il ruolo del CIPREC. Il CIPREC in quegli anni diventa importantissimo. Perché? Proprio perché da una parte non c'è più Democrazia Proletaria e c'è la costruzione di Rifondazione, che quindi ha un'immagine anche più culturalmente e ideologicamente segnata, sulla scena milanese, il CIPREC è un polmone di iniziativa culturale, politica e sociale. Molte cose che altri non facevano le potevamo fare solo noi. E le abbiamo fatte anche molte a livello internazionale. Certo, è stata faticosissima, a un certo punto Vittorio si è trovato quasi da solo a dover tirare avanti tutto quello, ci sono stati problemi anche gestionali e organizzativi.
Io credo però che a un certo punto, quando il CIPC è stato chiuso, la mancanza si sia sentita, anche perché nel frattempo venivano a scomparire, per questioni anagrafiche, una serie di figure, Balducci, Turoldi, eccetera, eccetera, che avevano lasciato un segno in quella città, e che erano i testimoni del rapporto tra chi veniva dal mondo cattolico e chi veniva da una sinistra diversa, non cattolica, comunista e socialista. E questo ha bisogno, sempre, è un terreno che ha bisogno di essere innaffiato. Arriviamo alle cose più recenti, su cui si è già discusso stamattina, sulle quali quindi io non intervengo, cioè si apre poi il percorso del noi siamo chiesa, e quindi fermo, diciamo, in questa costruzione, perché è qualcosa che è stata trattata stamattina e che qui conosce molto meglio di me. Vorrei però citare due temi e poi proviamo invece ad attualizzare alcune cose. In questo percorso politico che ho segnato a grandi temi, c'è stata anche la problematica del terrorismo, e non possiamo dimenticarlo. E noi siamo stati nella posizione che era né con lo Stato né con le Brigate Rosse, posizione che ci ha condannato allo stracismo totale da parte di tutti, cioè è una chiusura. Io credo che la nostra posizione fosse una posizione invece meditata, riflettuta. Rivendico questo percorso che noi abbiamo fatto, l'aver dato un forte, forte contributo, che non è stato riconosciuto e che ritengo non verrà mai riconosciuto, nel bloccare la possibile deriva verso il terrorismo di tanti e tanti altri giovani. Il tracciare una linea e considerare chi non è con me e contro di me, come faceva allora il Partito Comunista, non aiutava, costruiva dei muri e rischiava di facilitare il fatto che molti giovani scivolassero in un'area con altri indirizzi. Credo invece che la posizione assunta come democrazia proletaria sicuramente non ci ha portato grande successo di voti, ma è stato un ruolo assolutamente importante e necessario, soprattutto rispetto ai giovani. È chiaro che non è una scelta che era stata vissuta così facilmente, una scelta discussa profondamente. Dobbiamo collocarla storicamente in quel momento, no? Cioè, non si può analizzare e vedere le cose di allora con gli occhi di oggi, come se fossimo nella collocazione degli occhi di oggi. Noi allora eravamo nell'epoca della strategia della tensione, eravamo nell'epoca delle stragi, eravamo nel Piazza Fontana, era stata nel 69, poi si arriva a Bologna e si va avanti. Avevamo una parte dello Stato e degli apparati dello Stato che lavoravano con le organizzazioni di estrema destra, i processi che non andavano avanti e via dicendo. Io, se dovessi sintetizzare, direi che lì abbiamo fatto un giuramento alla Costituzione, perché a me sembra che la posizione che noi abbiamo tenuto allora era proprio quella della fedeltà totale alla Costituzione. Questa posizione Vittorio l'ha sempre, io l'ho sempre condivisa, tenuta nella massima scelta di non violenza. Nessuno sconto a nessuna pratica o giustificazionismo sulla non violenza. E il valore dell'etica nella battaglia politica, dove la convinzione era ed è sempre stata che non ci può essere contrasto tra mezzi e fini. E non è un caso che Vittorio aveva come riferimento la rivoluzione sandinista, con tutta l'elaborazione che veniva da Carlo Magno e dalla parte religiosa che aveva contribuito quel percorso, no? E il perdono, il rapporto con l'avversario, la differenza tra nemico ed avversario e via dicendo.
temi complicati, temi difficili, temi a mio parere attualissimi anche oggi. Dicevo due cose, volevo ricordare, una questa e l'altra è il fluire spontaneo di Vittorio dentro il grande movimento altermondialista, perché nelle vicende di Portalegre lui ha ritrovato quell'interesse iniziale che aveva alla politica internazionale, a quello che avveniva nel mondo, no? E poi sempre ovviamente con una chiave di lettura, ma qui altri ne possono insegnare, non io, che si rifaceva sempre comunque anche un insegnamento evangelico, perché l'interpretazione dei conflitti nord-sud erano sempre letti anche in chiave etico-valoriale. I poveri della terra, no? E quindi Boff e tutta quella letteratura che ci aveva formato e che si è ricollocata all'interno del movimento contro la globalizzazione liberista, per cui poi la sua frequentazione ai vari forum sociali era spontanea e stava dentro. Questo è quello che io ho colto e quello che ho dovuto mettere in evidenza del suo percorso. Ora vorrei fare qualche riflessione sull'attualizzazione, sapendo che oggi io credo come nessuno, comunque io sicuramente non ho delle soluzioni da proporre, perché nel momento in cui siamo a trovare soluzioni è impossibile, possiamo porre delle riflessioni. E anche quando le faccio su Vittorio, sono di valore politico, non solo strettamente di biografia personale. Vittorio è sempre stato minoranza, sempre, ma non ha mai enfatizzato l'essere minoranza come il riduzionismo ad essere testimonianza, che secondo me sono due cose diverse. Cioè, la testimonianza può avere un valore enorme in alcune situazioni particolari. Altro è il ridursi a scelte di pura testimonianza inefficaci perché non ti vuoi sporcare, cioè compromettere con la politica, con lo scontro dialettico e via dicendo. L'essere testimonianza di Vittorio è sempre stato il tentativo comunque di costruire realtà collettive che non si arrendevano all'idea che qualcosa si poteva trasformare. Così come la coerenza non è mai stata settarismo. Ecco, questo è un altro aspetto importante che tanti danni ha fatto a sinistra. Sul suo tema principale, a me pare che oggi la lettura del rapporto cattolici-sinistra sia completamente cambiata. Non mi pare, pensiero mio in particolare, che questo oggi sia uno dei temi al centro della discussione. Il monopolio della rappresentanza politica dei cattolici è rotto definitivamente ormai da decenni e, a mio parere, limitandomi un momento all'Italia, mi pare anche molto difficile il tentativo di ricostruzione dell'unità attorno a messaggi ideologici. Ne cito uno, l'operazione che la Meloni ha tentato ultimamente sulla vicenda Indy e quindi tutto il discorso dell'esasperazione sul diritto alla vita fatto rispetto a una bambina di 8 mesi nella condizione in cui era di fronte alle problematiche che la medicina aveva e ha racconta quello, non è riuscita da un punto di vista di usare la religione per costruire un cemento ideologico attorno a quella scelta. Anzi, proprio un mio amico, responsabile della commissione etica degli anestesisti, che è un cattolico che viene da tutta una lunghissima storia di associazionismo cattolico, è stato lui a scrivere su diversi giornali, Corriere, Avvenire, eccetera, una critica a questa scelta, a questa strumentalità della Meloni. Quindi questo non mi sembra più il tema. Direi lì il percorso storico si è concluso. Il tema oggi dei cattolici in politica si pone in un altro modo in questo momento, si pone attraverso l'insegnamento di Francesco. Cioè,
tutto il lavoro sulla costruzione della pace e l'allarme rispetto alle sorti del pianeta. Pianeta visto come un insieme di vita dentro cui c'è la vita degli esseri umani, ma non solo quella, di tutti i beni viventi, del creato, eccetera. Quindi se possiamo oggi ritrovare una specificità che non si chiude, capace di collocare col resto del mondo, io la collocherei su questo tema, perlomeno fino a quando c'è Francesco. Questo è il tema, anche perché la caduta di tutte le ideologie sull'altro ha lasciato spazio. Non è un caso che questi insegnamenti, il futuro dell'umanità, eccetera, li abbiamo incontrati anche nella battaglia, a cui sono molto sensibile, che Francesco ha fatto sulla vicenda brevetti, quindi farmaci e vaccini assolutamente per tutti. Quando Biden è venuto in Italia, ha fatto il colloquio col Papa, il tema principale di cui ha parlato è quello. Poi il Corriere gli ha dato 2 pagine all'incontro con una riga tra parentesi su quel tema, perché non interessava il scenario narrativo, mentre invece su quel tema c'è un'attenzione anche ontologica al futuro. No? Del pianeta e della vita. Mi sembra che oggi un'interpretazione politica radicale del messaggio evangelico ti porti a un scontro totale col pensiero unico. Oggi siamo, a mio parere, di fronte assolutamente a un pensiero unico. L'altro giorno su un paio di temi con i miei studenti abbiamo fatto vedere i 6 principali quotidiani italiani sulle grandi questioni internazionali hanno sostanzialmente lo stesso pensiero. Cambiano un po' colore, ma all'interno degli stessi orientamenti. Un pensiero unico che si è conformato prima, ma che si è consolidato sulla pandemia, sulla guerra in Ucraina, su Gaza, che ha al centro la ridicolizzazione di chi la pensa in modo diverso. Voglio dire, io sono a favore dei vaccini, ho gestito la campagna europea sui vaccini, quindi questo è fuori discussione. Credo che però non ci aiuti non andare a discutere anche con chi la pensa in modo diverso o ridicolizzarla in televisione. Non ci aiuta perché poi quel tipo di pensiero si diffonde e poi comunque non è rispettoso. E quindi penso che oggi una ricollocazione diversa potrebbe essere questa, no? Lo scontro col pensiero unico. Altro tema molto complicato è, io sottolineavo come Vittorio fin dall'inizio ha sempre avuto una visione dell'azione collettiva. Credo che se oggi Vittorio fosse ancora a insegnare, uno dei problemi principali che avrebbe nel rapporto con gli adolescenti e con gli studenti è proprio questo. Di fronte a questa situazione, riusciamo ancora a pensare, più che a costruire, a pensare e a immaginare un percorso collettivo? Perché guardate che anche le vicende, Greta, eccetera, eccetera, sono comunque presentati come percorsi individuali o di piccolo gruppo. Una questione su cui riflettevo, perché Vittorio si è impegnato molto anche sulla scuola, no? Cosa avrebbe potuto dire ai suoi studenti che prendono e vanno a studiare all'estero e rimangono all'estero? Cioè, siamo di fronte a scelte che sono soluzioni individuali. E dietro queste soluzioni individuali, guardate, c'è l'impossibilità, che è incapacità di immaginare un futuro. E questo si lega moltissimo col suo grande amore per la storia. Per la storia, perché? Perché se non sai da dove vieni, non conosci le radici degli eventi, della cultura, difficilmente riesci a immaginarti in uno scenario. E allora, diciamo, risezionando un po' gli ambiti dell'attività di Vittorio, questo sicuramente è un tema che si presenta diverso dal passato e molto molto difficile. Mentre i temi della
della globalizzazione mi sembra che siano molto più in sintonia, lì c'è un percorso che riusciamo a trovare. Dal punto di vista politico globale, mi pare che noi stiamo entrando in questo momento in una fase nuova della storia dell'umanità. Io direi che siamo di fronte al declino irreversibile della civiltà occidentale. Guardate, ieri sera ho avuto una lunga chiacchierata con Monio Badia, che è appena tornato da un grandissimo convegno che c'è stato a San Pietroburgo sul tema teatro, danza e cinema, cioè quindi i suoi temi. Non lo frenavo più ieri sera quando lo ascoltavo che mi raccontava, perché diceva, Vittorio, c'è un mondo intero che è fuori dall'Occidente, che si ritrova ormai anche senza l'Occidente e che si ritrova, era molto colpito da due cose, da una produzione tecnologica estremamente avanzata, lui la vedeva inserita nel mondo dello spettacolo, eccetera, che era suo, e da produzioni artistiche di grandissimo valore. Ma mi diceva, nei dibattiti, nei confronti, negli incontri a tu per tu, non ho colto grande interesse a sapere che cosa succede in Occidente da questo punto di vista. Cioè, ormai sono percorsi e strade che vanno per conto loro. Il BRICS è questa cosa qua, no? BRICS, cioè cinque paesi, Brasile, Russia, India, Sudafrica e Cina, no? Non è che sono omogenei tra di loro. Si va verso un mondo multipolare. Non è quello che speriamo noi, cioè che abbiamo sempre detto che dobbiamo andare a superare il bipolarismo, a superare l'età americana, l'età statunitense, e verso il multipolarismo. Non è il multipolarismo che pensiamo noi, che desideriamo noi, perché non è costruito attorno a paesi, no, democratici, eccetera, eccetera. No? Ci sono paesi molto diversi, ma sicuramente l'era occidentale si è conclusa. E quindi le nostre riflessioni vanno collocate in modo diverso. Noi oggi siamo il centro del mondo ancora per le armi, per la potenza militare. Condividiamo un ruolo di centro del mondo sulla tecnologia avanzata insieme alla Cina ancora per un po'. Per il resto stiamo scivolando. Allora, come continuare le battaglie politiche, essere segni di libertà sapendo che non siamo più nel centro del mondo, quello che determina ciò che accade da altre parti? E anche il rapporto Nord-Sud va completamente modificato. Questo non cambia che noi ci troviamo sempre di fronte a un pianeta malato di ingiustizia, di povertà e che la frase di Martin Luther King, o arriveremo insieme alla libertà o non vi arriveremo, è ancora assolutamente valida. Solo che la costruzione dell'alleanza e dei rapporti è molto, molto più asimmetrico e meno unidirezionale di quello che abbiamo potuto vedere. E qui ragionavamo negli ultimi anni insieme, e si ricolloca totalmente. E ci dà ragione ancora di più una volta la questione del rapporto tra carità e giustizia, no? La carità non può mai essere utilizzata in sostituzione della giustizia, mai. Prima ti batti per la giustizia e poi puoi fare anche carità. Non puoi rivendicare il fatto di dire ho fatto carità e quindi possiamo lasciare delle cose ingiuste, no? Faccio le donazioni e quindi lascio delle regole ingiuste su, io parlo di quello che conosco io, farmaci e brevetti. Ecco, però nel momento in cui la linea nord-sud non è così più chiara, abbiamo tanti sud in mezzo al nord e abbiamo dei nord in mezzo al sud, perché andate a vedere alcune zone del Sudafrica, alcune zone dell'India, hanno delle zone che sono paragonabili al nord del mondo, inserite in un contesto diverso. Quindi anche questa lettura andrebbe, la dobbiamo rifare insieme. Penso che al centro ci debba essere ancora la preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti, che dice il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. E vi è un diritto umano, per così dire, riassuntivo degli altri. Il diritto è un ordine sociale internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possono essere pienamente realizzati. E questo coincide con il camminare domandando, lo zapatismo, che è un atteggiamento politico, è un atteggiamento interiore ed è un atteggiamento anche privato, personale. No, non ho verità da portare, ho cose in cui credo, per cui faccio battaglia, però sempre domandando. Certo, abbiamo invece di fronte un problema storico, e chiudo su questo che rimane, e che è paradossale, perché Vittorio comincia da una militanza di tipo associativo e poi ha uno sbocco in una militanza politica, no? Ecco, io personalmente penso, ma con lui l'abbiamo discusso tante tante volte, che oggi a noi manca profondamente un riferimento politico degno di questo nome, che si colloca su un livello di visibilità dello 0, virgola, o di atomo elettrone che non aggrega, c'è un soggetto politico che incarni questi valori in modo non ideologico, che si collochi, diciamo, in modo libero sulla scena politica e sulla scena internazionale, e che sappia raccogliere anche storie e culture diverse. Con una differenza che non può nascere raccogliendo storie e culture unicamente che vengono da qui e che sono frutto unicamente della nostra storia. Oggi non avrebbe nessun senso la costruzione di un soggetto politico che non abbia dalla nascita e dal suo statuto una visione globale. Affrontare i problemi nel proprio paese oggi senza avere uno sguardo preciso e globale non ha senso. Ecco, questo che era un tema che allora si poneva in modo totalmente diverso, la rottura della DC e poi il tentativo della costruzione dell'MPL, è un tema che a mio parere totalmente rimane. Infatti, ogni volta che si avvicinava una scadenza elettorale ci sentivamo e che cosa facciamo, che cosa diciamo? Ci chiederanno di fermare degli appelli? Sì, però non c'è il grande entusiasmo e credo che sia una mancanza che non vediamo solo noi, ma che diciamo vivono un po' tutti. Io fermo qui, sono limite massimo degli orari. Volevo trovare una frase anche che avesse un senso, no? E ho dovuto tornare indietro un po' nel tempo per dare un senso, per trovare una frase che così sintetizza per me un po' anche la vita di Vittorio. Apelle, 461 avanti Cristo, Lucidide, le guerre nel Peloponneso. Un uomo, una donna, che non si interessa alle questioni politiche, noi lo consideriamo non inquieto, ma inutile. Ecco, io mi lascio con questa frase. Ringrazio Vittorio che ha posto una serie di questioni che mi sembra tra l'altro evocasse anche Mira in uno dei suoi interventi di stamattina quando diceva anche, richiamava questa dimensione anche della società italiana, no? Con un'allusione mi sembrava di capire alla situazione politica che abbiamo qui da noi, no? Quindi la speranza che noi siamo Chiesa potesse contribuire anche a quello, che mi sembrava una cosa grossa. Poi appunto Vittorio ha un po' richiamato forse il come questo va inteso, no? Nella storia di Vittorio, no? E pensavo anche alla chiusa, no? Che è un tormento che mi trovo anch'io a condividere. Credo ieri o l'altro ieri leggevo un paginone, no? Del manifesto, un articolo sulla rottura di Siriza, sulla crisi della Nupes in Francia e sulla situazione così zoppicante di Sumar Podemos in Spagna, no? E la rottura della link. E l'articolo della Link, esattamente, l'articolo principale era su quello, no? Per cui l'impressione che
Anche se questo, come dire, ce lo raccontiamo tra di noi, forse non tutti condividono questa cosa, però per chi ha una storia in quel mondo lì, veramente, cioè, cadono le braccia, nel senso che la sensazione di dire no, qui si è proprio chiuso una storia, boh, non so da dove dobbiamo ricominciare, ma questo sarebbe argomento di altro dibattito, con cui peraltro anch'io discutevo spesso, anche in tempi recenti recenti, relativamente recenti purtroppo, con Vittorio, no? Adesso dovrebbe intervenire la Marinella, ma mi è stato dato un fogliettino in cui si dice apri adesso il dibattito, e siccome non è una domanda, ma è un ordine, io mi piego a Lucase e dico va bene, apriamo delle valutazioni, delle domande, dei... C'è No. una domanda su Giulio che c'è già, Ah, vero? ecco. Ok. Possiamo aspettare gli interventi. Devo dire, vai Michelangelo. Posso fare una domanda a Vittorio Agnoletto? Anch'io sono passato da un incontro ante litteram con Vittorio a mia insaputa. Quando a 17 anni feci un intervento nella Sala del Grechetto a Milano a fronte di Ligio Labor perché rappresentavo i giovani dell'MPL a Brescia. E io e Vittorio avevamo 16 anni di differenza, quindi non ci conoscevamo, poi comunque frequentavamo ambiti diversi. E ho sempre avuto anch'io la passione di mischiare il religioso con la politica lungo la mia vita, e ancora adesso lo sto facendo, anche se con maggiore fatica, devo dire, con molta fatica. Volevo chiedere una cosa a Vittorio, al Vittorio, a noi presente ora, proprio perché è politico. Io, come dicevo in premessa, faccio parte del coordinamento, per conto di Noi Siamo Chiesa, faccio parte del coordinamento Italy Church 2 contro gli abusi nella Chiesa Cattolica. E una delle vicende sulle quali non sappiamo dove sbattere la testa, partendo dall'assunto che, ricordando una frase di Simone Weil, il bisogno di verità è il più sacro di tutti, non riusciamo a capire come poter innescare un meccanismo nel nostro paese che, ahimè, in quanto è laicità, è fortemente in credito, come si potrebbe innescare la richiesta di una commissione indipendente statale di indagine su questo tema degli abusi, anche nella Chiesa, soprattutto nella Chiesa cattolica, cosa che in altri paesi è avvenuta, in Spagna ad esempio. Quindi questo tema della verità della giustizia, che deve trovare il modo anche nella società civile di esprimere una valutazione, un intervento, perché non è una questione, questo tema degli abusi non è una questione ecclesiale. Ritengo che sia soprattutto una questione civica, di rispetto della persona, di tutela delle persone. Qualche tempo fa mi sono preso la briga, gli amici del coordinamento di Noi Siamo Chiesa lo sanno, perché sono stato anche un po' ripreso da questo punto di vista da Mauro, di avanzare questa richiesta di intervento ad Amnesty International, che si occupa dei diritti delle persone, no? E dopo essere arrivato anche a livello regionale, mi è arrivata questa risposta, ma abbiamo tanti temi, questo non è attenzionato, non possiamo occuparci di tutto. E vabbè, comunque il problema rimane, cioè sicuramente nel nostro paese bipartisan la Chiesa Cattolica gode di una protezione d'immagine fortissima, e sbagliando nell'assunto dal presupposto fondamentale, cioè che chi vuole fare chiarezza su questi aspetti voglia attaccare la Chiesa, cosa che assolutamente
non è un presupposto. Questa cosa la precisai molto bene in occasione del nostro incontro il 30 di aprile a Bologna con il Cardinal Zuppi. Si tolga dalla testa, gli dissi che i movimenti che fanno parte di questo coordinamento Italy Church 2 abbiano laici o cattolici di base, abbiano intenzione, attraverso la richiesta di verità e giustizia su queste vicende, di attaccare la Chiesa Cattolica. Grazie Vittorio, se ci puoi dare qualche strada, qualche illuminazione, qualche spunto per poter intraprendere anche questo cammino verso una commissione indipendente statale, oltre che a chiedere un'indagine indipendente all'interno della Chiesa stessa. Non sono in grado di rispondere. No, mi spiego. Io penso che una cosa di questo tipo, indipendentemente da quello che possiamo pensare o augurarci noi, in Italia sarebbe sostanzialmente gestita dal filone Cappato e Radicale. No? Cioè, nel senso che se viene posta da proporre noi siamo chiesa, proporre, però i meccanismi immediati accettare sono per cui finisce gestito in quel modo. Di cui ho condiviso tante battaglie, anche recenti, c'è però un problema che non venga utilizzata, diciamo, a priori contro la Chiesa, no? Se non viene gestito in quel modo, io non credo a commissioni di questo tipo. In questo paese non vanno avanti da nessuna parte. Montano quintali e quintali di carta stampata o di trasmissioni televisive in termini di polemiche, vengono utilizzate e strumentalizzate le singole storie in termini puramente di comunicazione televisiva. Noi siamo indietro, rispetto, cioè la condizione dell'informazione, del giornalismo d'inchiesta rispetto agli altri paesi occidentali. C'è un abisso. Io penso, con tutte le difficoltà che si possono immaginare, credo che avrebbe molto senso se partisse dall'interno della Chiesa una cosa di questo tipo, o se fosse l'interno della Chiesa con un atto di coraggio a chiedere alle istituzioni di occuparsi. Ma no, altrimenti rischiamo di sollevare un pollato che è diverso, cioè un tema forte è lo scandalo, no? Anche nel senso etimologico della parola non spaventa in quantità. Se però si trasforma in un pollaio, allora sì. Quindi io la vedo come la richiesta di una commissione, come una cosa molto molto difficile. Cioè, tutte le commissioni di indagine che sono state fatte in Italia non hanno mai prodotto assolutamente nulla, si sono sempre concluse quelle parlamentari con voti di maggioranza a seconda del governo del momento. Diverso è che invece su casi singoli, particolari, parte un'indagine della magistratura e che da lì poi possa costruire, allargare il tema e via dicendo. Ma se parte dalla magistratura su alcuni casi specifici. Altrimenti, secondo me, non siamo noi, non è questo mondo, secondo me, che riuscirebbe poi a gestirla non nei risultati, ma nel decidere come la si colloca, no? Ecco, la vedrei una cosa molto difficile. Ne capisco assolutamente l'urgenza, ma mi chiedo se saremmo poi in grado di riuscire in qualche modo a tenerla dentro dei binari che ci fanno crescere tutti, no? Come paese, e non che li trasformano, perché ogni cosa diventa una polemica infinita. Però, voglio dire, non ho titoli particolari per rispondere e forse sono pessimista in questo momento. Come avete capito, il mio giudizio sul mainstream mediatico è durissimo. Quindi condivido il pessimismo, grazie. mi ha accennato l'Europa, è una cosa che dimostra un governo di Israele, speriamo per speranza,
Intanto che vieni qui, posso dire una cosa? Adesso, perché questa mattina mi ha preso molto sorpresa, a meno che però veramente deve essere costruita con grande attenzione, ci siano due o tre figure fortemente rappresentative e fortemente sì, inattaccabili per la loro elaborazione culturale. Io la dico come può venire, non fantastica, che con il pezzo cappato, eccetera, fanno un comitato insieme, un accordo insieme, che darebbe forza a tutti e due sul tema, su come gestirla. Cioè, siccome se parte loro la gestiscono comunque, no? Allora, se ci sono alcune figure autorevoli che vengono da questo mondo, fuori da qualunque possibilità di essere attaccati a priori dal punto di vista puramente polemico, e allora fanno un comitato insieme però a quel filone lì, che è quello che su queste cose in genere insiste sempre, ed è inutile che ci siano campagne o che scatti una polemica, eccetera, per dire vogliamo fare una cosa seria, gestita igualmente. Però deve avere quella caratteristica, devono esserci due o tre persone che si assumono questa responsabilità e che vengono dal nostro mondo. Allora, poi fanno una commissione, un comitato promotore laico, dove ci sono questi, ci sono altre tre o quattro persone di quel tipo, e allora viene posto come una problematica sociale che riguarda la Chiesa, ma che è una problematica sociale, ma la cui autorevolezza, diciamo, di 10 nomi che partono e la diversità tra di loro, perché ci deve essere autorevolezza nella diversità, in qualche modo garantisce la serietà di un'inchiesta che non può essere a scoop di settimanale o di alcune trasmissioni gridate in prima serata. Però è un percorso complicato, ma che può, forse può essere costruito. Allora, visto che ha allargato il discorso all'Europa, allora c'è un problema generale dell'Europa che è la problematica demografica, che è specchio di una mancanza di speranza, effettivamente. Da un lato, dall'altro, vediamo le nostre classi giovanili che non hanno ruolo all'interno della politica. Io sono a contatto con i giovani del venerdì che protestano per l'ambiente, eccetera, eccetera, ma sono alla ricerca di interlocutori, però sono cose minoritarie. Lavoriamo anche con Laudato Si, i vari diciamo, gruppi che si sono formati. Siamo visti anche via Verona, con il vescovo di Verona che ha fondato un po' questa roba qui. Però il problema è che sì, c'è una sensibilità che si allarga, però di fatto poi la politica non è adeguata rispetto alla situazione pesante in cui noi siamo. Quindi da un lato c'è il discorso demografico per l'Europa, per cui oggettivamente c'è un impoverimento, no? Oggettivamente, insomma. E dall'altro che le classi giovanili che abbiamo di fatto non hanno un ascolto reale. Il dato anagrafico c'è, è indiscutibile, non si risolve in tempi brevi ed è frutto della crisi e dell'impoverimento, ma anche dell'incapacità di immaginare un futuro. Per un mondo che, a diversità di altre latitudini, si è sempre costruito immaginandosi un futuro, proiettandosi nel futuro, perché non possiamo dire che la povertà da sola che impedisce di avere tanti figli, perché abbiamo su del mondo che va in direzione. È proprio la povertà collegata alla cultura, al nostro modo di essere. Io lo accennavo, la preoccupazione. Allora, praticamente l'80% dei figli dei miei amici, ho saltato una generazione, ho un figlio molto piccolo, 12 anni. I miei amici hanno tutti figli tra i 25 e i 35 anni. Allora, l'80% dei figli dei miei amici sono all'estero.
e non hanno intenzione, la maggioranza non ha intenzione di tornare. Ecco, io stavo riflettendo su una cosa, però anche qui ci vorrebbe un'autorevolezza che sicuramente io non ho, e tantomeno ce l'ho da solo. Però ci vorrebbe una lettera rivolta a questi ragazzi che sono andati all'estero a studiare, a dire: comprendiamo perfettamente perché siete andati, siamo un paese bloccato sotto tanti aspetti, siamo un paese corrotto perché c'è anche questo, familismo c'è ancora e via dicendo. In questo momento non ve la sentite di rientrare perché le vostre condizioni precipiterebbero, perché quello è quello posto. Però avete studiato qui, avete delle radici qui. Questo paese vi ha mantenuto per farvi studiare, c'è un debito in qualche modo. Ecco, potete organizzarvi anche da dove siete. Oggi con il web, con la rete, con i social, pensate cosa vorrebbe dire 600, 200, 500, 1000, perché le cifre sono queste, di giovani che lavorano all'estero, giovani italiani, cominciassero a scrivere alle nostre autorità, a interloquire, a porre. E non devono affrontare tutti i temi del mondo, no? Però porre i temi per quali loro sono andati via, no? Che cos'è che andrebbe cambiato nel paese? Cioè, diventassero un soggetto che, certo, da collocazione fisica fuori dall'Italia, perché così sono, però interloquiscono. E abbiamo persone che sono inserite in tutti i centri di ricerca, in tutte le università, e potrebbero avere un peso, perlomeno, sul dibattito politico. Questo secondo me sarebbe una cosa possibile. Seconda riflessione, però ci sono anche degli elementi di speranza. Per esempio, gruppi che si interrogano. L'altro giorno ho chiamato una parrocchia, gruppo scout, domenica prossima facciamo una riflessione sul G8, non so come siano arrivati al G8. Proiettano sul G8, proiettano il film, poi vogliono discutere una bibliografia e via dicendo. Cioè, vuol dire che si stanno interrogando. Quando io nella mia classe all'università, sono ultimo anno, sono una trentina di persone, 22 anni, invece chiedo quanti hanno sentito telegiornale, nessuno, e non mi dispiace. Quanti leggono i quotidiani, nessuno, e non mi dispiace. Quanti hanno Facebook? Ormai più nessuno, perché cosa da vecchia anche quella. Funziona l'informazione solo, unicamente attraverso i social. I social sono delle bolle che ti concentrano su te stesso e sul tuo gruppo. Allora, che ci siano gruppi che invece cercano di guardare avanti, secondo me è una cosa che va coltivata, anche se sono piccoli. Terza riflessione, secondo me più pesante, più importante, e sulla quale altri hanno riflettuto molto, e saranno i giovani nostri. Cioè, guardate che in grande parte saranno persone che vengono da altri paesi che hanno un colore della pelle diverso da noi. Saranno persone che vengono da altri paesi che hanno una pelle diversa, con un colore diverso da noi, e sono nostri giovani. Io ho fatto l'altro giorno, 2 sabati fa, la manifestazione per la Palestina, quella che era stata indetta dai giovani palestinesi. Io sono rimasto colpito da quanti erano. E voglio dire, al massimo sono venuti dalle città intorno, non arrivano certo dalla Palestina a fare la manifestazione qui un sabato pomeriggio, no? Parlano tutti strettamente italiano, gran parte di quelli, e sono tanti. Allora, quando parliamo di giovani, dobbiamo parlare di nostri giovani anche quello. E qui gli interrogativi sono pesantissimi, perché con quello che sta succedendo in queste mie di giovani, io non voglio che finiamo nelle banlieue francesi anche qua, ma c'è una rabbia, c'è un sentirsi abbandonato. Allora, a loro e a noi serve che loro a tutti gli effetti si sentano cittadini di questo paese e che quindi parliamo dei nostri giovani come possono costruire il futuro, parliamo di loro non come qualcosa di diverso che c'è che riconosciamo, no, come qualcosa che è insieme agli altri, è con gli altri. E penso che questa contaminazione ci può aiutare. Quei ragazzi, per la loro storia,
sono obbligati a porsi dei problemi che i nostri italiani non si pongono. Possono stare dentro dei social, ma i loro social parlano altre lingue nel senso anche di altri temi che li porranno, no? E da lì può venire anche uno stimolo e qualcosa di cambiamento. Allora, secondo me questo è un terreno sul quale lavorare. Non è un terreno netto, perché se non ci lavoriamo, ci si lavora in modo sbagliato, questo porta a esplosioni in altra direzione, secondo me, molto molto pesante. E forse su questo tema in Italia siamo ancora a tempo, studiando anche le cose positive e gli errori che sono stati fatti all'estero, perché poi sapete che il modello di rapporto inglese con quello francese per dire due o quello tedesco, ma soprattutto inglese, è diverso un dall'altro, no? Non è che dobbiamo scegliere, possiamo studiare, capire le cose migliori da una parte all'altra e investire in questa direzione. D'altra parte non c'è più nessuna classe della scuola dell'obbligo che non abbia dentro una presenza significativa di questi ragazzi. Guardate, non è una frase fatta, eh? Così come penso che noi abbiamo bisogno di manodopera che viene da fuori, così come è inutile negarsi tutta la tematica badanti, senza quelle crolliamo, e io penso che qui possa essere veramente una risorsa. A svegliare anche i nostri giovani italiani, che c'è qualcosa d'altro anche di cui occuparsi. Non so se ti ho risposto. Perdoni, da casa si lamentano che non si sente. Se va al Dice che microfono, si riferiva alla politica e alla legge attuale. Sì, ma questo. Ma su questo, cioè, sta ponendo il problema dello Ius Soli, lo dico per chi è a casa così, no? Sta ponendo il problema dello Ius Soli, ma su questo credo che qui e chi ci ascolta a casa siamo tutti assolutamente d'accordo. Su questo non possiamo far altro che continuare a insistere. Magari ogni tanto con qualcosa anche di provocatorio. Non so, a me è venuta in mente una cosa, l'altro giorno. Perché qui non serve dire che è giusto, no? Siamo tutti d'accordo su questo. Quando, ho dovuto rifletterci perché mi hanno chiesto un'intervista che poi ho fatto per il servizio di Santoro, mi aveva chiesto una riflessione su Indi, no? Indi e poi Gaza, due cose. Beh, mi sono chiesto una cosa banalissima, ho detto, ma la cittadinanza Indi per portarla in Italia con tutta la tematica che c'è. E quel giorno c'era la notizia dei 39 neonati nati prematuramente, attaccati ai respiratori e muoiono uno dopo l'altro. Diamo la cittadinanza a quei 39 e chiediamo che siano i primi che passano attraverso i corridoi, perché quelli qui possono veramente essere salvati, perché un neonato prematuro qui in Italia lo sappiamo trattare, no? Allora, è un modo, diciamo, provocatorio per il livello a cui siamo, perché invece sarebbe realizzabile per il corridoio umanitario, prima di tutto fai uscire questi 39, adesso non c'è più 39, eccetera. Però su quel tema lì dobbiamo insistere, ma c'entra molto, moltissimo con quello che dicevo prima, perché se vogliamo considerare questi come cittadini italiani, come tutti gli altri, cioè guardare a loro come il nostro futuro, devono avere gli stessi diritti di cittadinanza italiana. Metto dentro ogni tanto metto dentro qualcosa di personale, ma credo che ci aiutino le storie. Mentre io sono qui con voi, in questo momento mio figlio sta facendo una partita a calcio a 12 anni. Siamo a, cos'è oggi, 18 di novembre, per la prima volta in squadra con lui potrà giocare un suo compagno nato in Italia, ma magrebino, che da un anno e mezzo fa tutti gli allenamenti, ma non può giocare nel campionato perché non ha i documenti che lo riconoscono in modo tale da poter iscrivere al campionato ufficiale FIFA per ragazzi di 12 anni. Quel bambino lì che sì, ha fatto gli allenamenti per un anno e mezzo con gli altri, martedì, giovedì e venerdì, e che poi la domenica e il sabato stava neanche in panchina, fuori dal campo, che rabbia ha sviluppato. Che pensiero ha sviluppato? Che senso di rivincita ha sviluppato? Guardate, è un elemento banale, non parliamo di lavoro, parliamo di sport. Però cosa seminiamo? Sì, allora io adesso darò la parola a Marinella Perroni perché ritorniamo sul versante ecclesiale.
Però volevo lasciarvi con questa. Secondo me Roberto ha posto un problema che andava un po' oltre. Cioè, mi sembrava che il problema che ponesse lui anche rispetto ai giovani ambientalisti è la impermeabilità delle istituzioni e della politica alle domande che vengono dalla società. Io credo che questo che va sotto il nome crisi della democrazia sia un tema fondamentale. Noi siamo cresciuti tutti, visto più o meno l'età, con l'idea più o meno che le cose funzionassero così, che noi ci organizzavamo, facevamo pressione politica, manifestazioni, raccolte di firme, vari strumenti. A un certo punto i partiti, bene o male, dovevano tener conto di questo e quindi facevano delle leggi che più o meno dovevano tenere conto di quello che era stato fatto. Oggi questo meccanismo non funziona più. Cioè, la autoreferenzialità delle istituzioni in Italia è assolutamente evidente. Ma perché veniamo da 20, secondo me, la cesura principale è stata il famigerato referendum Segni e l'abolizione del proporzionale. Da lì in poi siamo arrivati a quello di cui si discute adesso, no? Quando noi ragioniamo sulle istituzioni come qualcosa di distante, no, le istituzioni è esattamente la situazione di questo genere, perché tu hai dei ragazzi che fanno delle manifestazioni, si attivano e diciamo, ma guarda che bravi, e tutti se li coccolano anche, ma la risposta è blocco stradale, 2 anni, da 2 a 6 anni di carcere. Questo è un problema che noi abbiamo ancora, è che ci troveremo sulla questione del referendum che si sarà dopo la riforma costituzionale. Sarà ancora una volta questo. Se noi non riusciamo a modificare questo tipo di andazzo, che non è un semplice provvedimento, la questione del non abbiamo un partito di riferimento che non sia dello zero virgola, non abbiamo la possibilità di incidere, eccetera, eccetera. È esattamente il risultato. Cioè, questa cosa qui noi dobbiamo trovare il modo oggi che sembra una cosa astratta, ma è secondo me una emergenza democratica e appunto arriva al fatto che si dice no, lo sciopero lo fa soltanto a patto che non disturbino. No? Cioè, uno dice, vabbè, fa lo sciopero per non disturbare, no? È abbastanza bizzarra come cosa, no? E però, ecco, cioè, secondo me la questione su cui dovremmo riflettere, che mi sembra ponesse Roberto al di là dell'aspetto, diciamo, è esattamente questa. Cioè, noi siamo in un paese che formalmente è una democrazia, si vota una volta ogni 4 anni, ma la permeabilità delle istituzioni oggi praticamente non esiste più. E questo è un problema gigantesco. Adesso non so se abbiamo il tempo. Va bene, poi dopo diamo la parola a Marinella. Una nozione che è abbastanza di massima in realtà, che cerco di sintetizzare. Secondo me, questi negli ultimi 30 anni di occupazione della comunicazione e della cultura hanno anche introdotto il fatto che noi abbiamo perso di vista il fatto che le cose che accadono non sono dati di natura, non sono le istituzioni, hanno un nome e un cognome. Le istituzioni sono occupate da persone. A livello internazionale ci sono tantissimi organismi che operano per il bene proprio personale e per il male delle popolazioni. E questo purtroppo è una cosa molto difficile da fare, perché quando la si dice si viene immediatamente accusati di complottismo. In realtà, se classi dirigenti discutono delle cose da fare nella collettività senza che questo abbia una trasparenza, in effetti si chiama complotto e quindi giustamente vogliamo che noi siamo complottisti. Però secondo me una delle cose che abbiamo perso completamente di vista, o meno molto secondo me, è proprio il fatto che le politiche hanno dei soggetti e questi soggetti vanno focalizzati, non sono le istituzioni, sono il signor Pinco Palla, che poi
la realtà sia così complessa e tutto è molto correlato, molto insieme, quindi alla fine si può dire le istituzioni, ma non sono le istituzioni, sono i vari signori che governano. Cioè, se noi abbiamo presente, per esempio, l'ultimo esempio che dico, in Italia, dei governi democratici, tra virgolette, che comunque cercano di fare delle politiche che siano di redistribuzione dei redditi, di rispetto dei diritti, governi di questo tipo generalmente durano un anno e mezzo, non di più. L'anno e mezzo è quello che serve alle classi dirigenti di destra e ai loro padroni per organizzare i complotti, che sono l'acquisto del senatore, il fatto che acquistano invece qualcun altro, eccetera. Allora il problema, secondo me, va, credo che sia una delle cose da vedere ampiamente, proprio il fatto di ridare nomi e cognomi, di non aver paura, a mio parere, di essere accusati di complottismo e di vedere quali sono le persone, i meccanismi. Qui lo chiuso, una cosa astratta, comunque, i vari enti che a livello internazionale, perché noi parliamo a livello nazionale, ma i padroni, tra virgolette, i signori del mondo parlano a livello internazionale, ed è di rifocalizzare questa cosa. Perché in questi 30 anni di malinformazione siamo sempre focalizzati sul basso, quello che sta sul divano, quello che va a mettere la vernice, cioè noi guardiamo sempre da una certa distanza in su non facciamo mai pari. Grazie Anna. Allora, adesso passo la parola a Marinella Perroni, teologa, fondatrice del Coordinamento delle Teologhe Italiane, una delle voci più non solo autorevoli ma anche brillanti che la teologia italiana conti, che ragionerà un po' con noi, tornerà un po' sul tema delle riforme ecclesiali radicate nel percorso sinodale. A te la parola, Marinella. Grazie, mi ero preparata a dire buon pomeriggio, ma adesso devo dire buonasera tra un po' a tutte e a tutti. E io, prima di entrare nel tema che mi avete assegnato, volevo riprendere l'ultima affermazione di Vittorio Agnoletto, e cioè l'essere umano che non fa politica, se non altro inutile. E, poiché io sono molto convinta che l'attuale crisi, almeno nel nostro paese, adesso lasciamo perdere le analisi di contesto anche, o anche sull'immediato passato, ma le due crisi, quella della fede, dell'appartenenza religiosa e quella della politica, sono molto connesse. Ecco, mi domando se quella provocazione di Vittorio Agnoletto non potrebbe essere anche una buona indicazione, se non altro col punto interrogativo, per quanto riguarda appunto, un essere umano che non si interessa e non fa in qualche modo religione, adesso è detto male, ma insomma, mi capite, è inutile. Certamente oggi nel nostro paese questo è estremamente verificabile, direi, ma insomma ci porterebbe da un'altra parte. A me è stato dato come tema riforme ecclesiali radicate nel percorso sinodale. E io naturalmente voglio premettere anch'io un piccolissimo riferimento a Vittorio Bellavite, che già avete, posso dire, giustamente ricordato e onorato questa mattina, perché però io vorrei soltanto sottolineare questo, che in un momento in cui lasciare la Chiesa o addirittura non entrarci per niente è diventato, non è più nemmeno una scelta, non chiede nessun tipo di fatica, è un trend inconsapevole. Ecco, io credo che la memoria di Vittorio ci dovrebbe far ricordare che lui, insieme ad altri, ha tentato di far risuonare anche in Italia la forza di un noi. Stamattina Mauro Castagnaro diceva che quel noi poteva essere letto, interpretato, enfatizzato, accentuato in modi diversi. Io lo vorrei qui rendere proprio pacificamente soggetto collettivo. Un noi di coloro che rifiutano di essere buttati fuori di casa, ma anche
di doverti sentire ospiti a casa propria. Cioè, noi siamo Chiesa, sì, noi siamo Chiesa, molto piano, senza nessuna enfasi, ma con un significato molto forte, perché significa, va dire, è casa mia quanto è casa di altri. E quindi io non mi sento fuori e non permetto a nessuno di considerarmi fuori. E questo io vorrei appunto ringraziare Vittorio e tutti gli altri proprio per aver anche in Italia accentuato questo diritto di appartenenza alla Chiesa che viene semplicemente dal battesimo e dalla volontà di aderirvi. Bene, allora, riforme ecclesiali radicate nel percorso sinodale. Io ho diviso il mio intervento in due punti. Il primo, Francesco, Papa Francesco e le riforme. Il secondo, il sinodo e le riforme. Allora, un primo punto, mi sono divertita a titolarlo Qui sibi nomen imposuit Franciscus, perché ecco, anche soltanto il nome che Jorge Mario Bergoglio ha deciso di darsi, in qualche modo ha rappresentato una spinta, uno scossone, un input, una novità per la Chiesa Cattolica Romana. Ora è chiaro che io non ho nessuna pretesa, ma non avrebbe senso di valutare il pontificato, perché un pontificato è un fatto storico e la valutazione di un pontificato richiede la distanza del giudizio storico. Però è pur vero che non si può sottrarre un accadimento pubblico, politico, storico, importante di questa portata, non lo si può sottrarre anche al vaglio della cronaca. Quindi, ben sapendo i limiti di una valutazione che può essere troppo ravvicinata, però credo che abbiamo non solo il diritto, ma credo, o la liceità, ma anche il dovere di farlo. Allora, un primo punto è quel 13 marzo 2013. Io ricordo perfettamente che cosa stavo facendo e l'emozione, la trepidazione con cui da quella fumata bianca a quella Bemus Papam, tutto sommato temevo, insieme a molti, molti altri, che le cose si sarebbero messe male, cioè in continuità con un passato che invece ci stava veramente opprimendo da molto tempo ormai. Venivamo da due pontificati che, ciascuno a suo modo, ma in forte continuità tra loro, hanno imposto una sorta di Pax Romana a una Chiesa che è ormai mondializzata, è inquieta, è interculturale, è affaticata da tensioni interne e asfissiata soprattutto da gruppi di potere ecclesiastico con diversi gradi di influenza, ma tutti preoccupati solo di conservare lo status quo. Questa mi sembra la situazione in cui quell'habemus papam, seguito da quel nome, ha aperto, ha avviato una illusione. Forte è stata l'illusione, da quel momento, dai primi tempi, dai primi discorsi, direi proprio perché sembrava che quella cappa di uno status quo ormai intoccabile. Non parliamo poi per la Chiesa italiana, il triumvirato Wojtyla, Ratzinger e Ruini, insomma, la messa al bando di Martini, tutto quello che ha significato. Insomma. Beh, voglio dire, ci siamo goduti la nascita di un'illusione. Un secondo punto, il primo elemento che abbiamo tutti subito potuto verificare, che dava corpo a questa illusione era che i linguaggi hanno cominciato a prendere il sapore della profezia. Parole e gesti che da tempo avremmo voluto sentire e vedere, Francesco li ha messi in campo, Francesco li ha utilizzati. Francesco ha ridato ossigeno a uomini e donne fedeli,
ma stanchi. Ha risvegliato coscienze appassite dentro e fuori la Chiesa. Ha monopolizzato l'attenzione con un linguaggio straniero, ma tutt'altro che estraneo. Ha sciolto i grumi di risentimento e di abbattimento. Mi sento di dire però, è chiaro che faccio una cavalcata anche un po' arbitraria, però il filo del mio discorso lo tengo, lo dipano. Allora, a un certo punto mi sento però di dire che un vulnus ha immediatamente colpito e in qualche modo fatto un po' tremare questa illusione iniziale. Qualcosa ha subito suonato l'allarme. Nella prima intervista aerea con i giornalisti che Francesco ha dato, naturalmente una delle domande, come ormai di consueto, era sulle donne. E lì Francesco ha parlato di donne e di nuovo ha rimesso la Chiesa sotto la cappa. L'ossessione del principio mariano petrino, l'occlusione a qualsiasi messa in discussione dei rigidi pregiudizi patriarcali. Il rapporto circolare donna-chiesa-donne non è un tema, non è un contenuto particolare, lo è certamente, ma non ha un peso specifico importante in sé soltanto. È un indicatore, vale come indicatore oggi decisivo della capacità della Chiesa cattolico romana di entrare in dialogo con le scienze, non con le scienze fisiche. Forse adesso ho visto che Franco Prodi oggi ha attaccato il Papa dicendo che sta conducendo la Chiesa in una emergenza quasi come al tempo di Galilei. Vabbè. Per la questione climatica. Non voglio adesso evocare Galilei, però mi sembra che c'è la stessa oggi solo ottusità, anticamente all'epoca di Galilei ci si poteva permettere molto di più, ma c'è veramente una ottusità radicale anche in Francesco nei confronti delle scienze antropologiche. Allora, questo è stato immediatamente appunto un colpo di allarme, ma anche un colpo alla speranza, perché poi non è che lo penso io, credo che sia molto vero, sociologicamente oggi le donne, il soggetto donne, è sicuramente un indicatore fondamentale della direzione che prende la vita all'interno delle nostre società. E poi andando avanti è cominciata la questione, un po' l'oscillazione nel domandarsi se Francesco non era un po' un mix faticoso tra autorevolezza e autoritarismo. Non possiamo qui evidentemente entrare più specificamente nella questione, ma certamente il suo carattere, l'ho sempre detto, anche lui, insomma, è un carattere volto all'autoritarismo, ma appunto l'impatto che noi abbiamo avuto con la sua persona, il suo magistero, la sua capacità di rapportarsi al mondo e alla storia, invece era quella di riconoscergli una seria autorevolezza. Autorevolezza data appunto da una capacità di novità profetica, ma non nel senso sguaiato di una corsa in avanti, di una fuga in avanti, ma anche di una capacità profetica di rivolgersi indietro e di recuperare tutti i germi che in qualche modo invece nei 30 anni e più che ci separavano dal concilio erano stati in qualche misura tenuti sotto terra.
E poi un ultimo punto, la delusione, perché Amazzonia e Germania sono stati due punti di confronto di Francesco e della linea del suo pontificato che hanno in qualche modo messo in discussione la sua volontà politica di affrontare realmente la riforma della Chiesa. E credo che, lo abbiamo capito ultimamente, lui lo ha anche dichiarato più volte, più o meno esplicitamente, ma si capiva, insomma, non mi chiedete quello che io non mi sento e non posso fare. E io non mi sento e non posso fare una riforma della Chiesa che metta in discussione la struttura attuale. A volte anche facendo credere che la struttura attuale non si può mettere in discussione perché è sempre stata tradizionalmente, con tutto lo spessore che questa parola prende nella mens cattolica, è stata ha garantito la continuità da Gesù all'ultimo dei papi, cosa che non c'è nessun teologo sulla faccia della terra serio che possa in qualche modo condividere un'affermazione del genere, però invece è un'affermazione che direttamente o indirettamente è molto molto presente all'interno del magistero pontificio, non solo di Francesco, evidentemente, e della teologia, adesso mi si passi l'espressione un po' rozza, ma insomma della teologia di corte, cioè della teologia che di questo magistero si vuole fare in qualche modo carico per razionalizzarlo, difenderlo e radicarlo soprattutto. Perché Amazzonia e Germania? Perché hanno rappresentato per Francesco un corpo a corpo e qui è molto interessante perché un corpo a corpo con due eventi, due accadimenti di chiesa diversi tra loro, ma che avevano un tratto in comune, e cioè quello della sinodalità. Allora Francesco, che già aveva cominciato, ma si stava preparando a lanciare la grande campagna della sinodalità, di fatto, ai primi due vagiti di sinodalità ecclesiale ha reagito con una forte resistenza. Una sinodalità richiesta sia dall'Amazzonia che dalla Germania, dal sinodo tedesco, richiesta soprattutto come metodologia di conduzione della Chiesa. Su questo si sono innescati degli attriti che hanno, se non altro, posto la questione del perché Francesco si dimostrasse tutto sommato, cioè invece di cogliere due occasioni che gli offrivano il destro per andare avanti in quello che sembrava essere quella che sembrava essere una sua progettualità per il futuro della Chiesa, perché invece rispetto all'Amazzonia, seguito la metodologia di sempre. I sinodi sono consultivi, voi mi avete detto al 90%, mi avete chiesto due cose. Io ho pregato e io sono l'autorità e non me ne do nessuna delle due. E insomma, questo ha fatto masticare amaro non soltanto i vescovi dell'Amazzonia, perché prima avevano pregato pure loro probabilmente, e poi perché in fondo le richieste erano assolutamente fondate in un principio che potrebbe, dovrebbe, non lo so, almeno discutiamolo, diventare un principio
serio di conduzione della Chiesa, e cioè rispettare le differenze di cultura, di necessità, di bisogni delle diverse Chiese nazionali. Naturalmente, aprendo la enorme questione del come conservare l'unità della Chiesa. Quindi non è che siano cose indolori, assolutamente, non sono cose asettiche, sono cose estremamente importanti, però nel momento in cui si presentano come di assoluta necessità, bisogna saperli affrontare. Questo con la Mazzonia. Nei confronti della Germania è stato ancora più chiaro che il problema, lo scontro, è assolutamente metodologico e è sulla conduzione, sulla metodologia di conduzione della presa di decisioni nella Chiesa. Allora, il corpo a corpo di Francesco con il sinodo tedesco ha posto la questione di quali sono le procedure di decisione all'interno di una chiesa sinodale. Questo era chiarissimo, no? Perché la Germania ha impostato il suo sinodo dal primo momento della prima sessione su questo punto. Sinodalità significa procedure, procedure di decisione comune, collettiva, condivisa, scelta, eccetera. Ecco. Su questo, che è stato il punto grave di frizione, di tensione, su questo Francesco ha dimostrato assolutamente una impossibilità di accettazione. Il discorso delle procedure, per lui non ne vuole sentire parlare, perché significa per lui cedere alla laicizzazione del corpo ecclesiale, delle sue dinamiche interne. Soprattutto significa abbandonare la forma ecclesia e la forma della Chiesa che la Chiesa ha avuto nel secondo millennio, dal 1057 in poi, cioè dalla riforma gregoriana in poi, della struttura gerarchica, verticistica e centralizzata. Perché non c'è da discutere sulle procedure, la procedura è una sola. È il Papa che decide, basta. Può, sì, va bene se ha voglia, se consultare, chiedere, ma non si può applicare il discorso delle procedure ai processi decisionali. Il continuo, reiterato rifiuto di Francesco di affrontare questo punto anche in vista del sinodo che stava per cominciare. Sempre poi affermando, perché la Chiesa non è una democrazia, la Chiesa non è una democrazia, la Chiesa è condotta dallo Spirito Santo. Allora, la Chiesa è una monarchia condotta dallo Spirito Santo. La domanda che si pone è: può in qualche modo diventare una democrazia condotta dallo Spirito Santo? Mi si può anche dire di no, però almeno bisognerebbe affrontare la questione su un tavolo su cui invece Francesco non la vuole affrontare. Perché a quel punto lui gioca sul doppio tavolo, la democrazia ha regole che non prevedono lo Spirito Santo, io devo dire la monarchia, perché se non è una democrazia è certamente una monarchia, la monarchia evidentemente è illuminata dallo Spirito Santo, cioè siamo posso dire, al diritto divino, insomma. Ecco. Su questo punto, che voglio dire, io non sono un'esperta di tutto questo, ma insomma, risulta chiaro a qualsiasi studente, Francesco ha fatto vivere alla Chiesa il suo corpo a corpo con queste due, che vogliamo dire, germinali tentativi di sinodalità, che se non altro avevano il merito di preparare la Chiesa alle questioni importanti e radicali che il sinodo che stava per essere, per cominciare, avrebbe dovuto affrontare. Bene, secondo punto, allora, se il primo era Francesco e riforme,
Il secondo punto è piuttosto sinodo e riforma. Allora, sinodo e chiesa sinodale. C'è stata una, io credo veramente un'ubriacatura in questi mesi di questa terminologia della sinodalità, ma abbiamo capito che la terminologia delle sinodalità è la cifra che Francesco vuole imprimere all'ecclesiologia che caratterizza il suo pontificato. Allora, questa cifra naturalmente ha luci e ombre. Vediamo un po' più da vicino. Primo punto, sinodo, sinodalità, sinodale. Ecco, lasciatemi mettere una premessa. Prima Vittorio Agnoletto diceva il mainstreaming della comunicazione. È verissimo, i problemi della comunicazione sono enormi, enormi oggi. Io mi sento di dire che rispetto alla vita ecclesiale i problemi della comunicazione si complicano ulteriormente perché si fa di tutto per non comunicare. Proprio la regola fondamentale è, e l'abbiamo poi visto, lo diremo su questo sinodo, è l'assoluta non comunicazione. Allora è chiaro che in un tempo in cui la pressione comunicativa e della comunicazione è enorme, più si lascia invece spazio alla pura invenzione e più si fa del male. Oppure si ingenera un tale disinteresse che ci manca solo questo per la società italiana, cioè proprio l'assoluto disinteresse per tutto quello che invece poi rappresenta una presenza di pretesa all'interno della società civile e che è la Chiesa Cattolica. Quindi lì il problema della comunicazione è gravissimo perché sembra che, per esempio, Francesco, rispetto soprattutto a Benedetto XVI, abbia attivato tutti gli stili comunicativi sulle cose grosse. No, non è vero. Che cosa significhi per lui realmente la cifra della sinodalità? Non ci può continuare a dire che è lo Spirito Santo, perché questo di nuovo, lo Spirito Santo, la Chiesa ci ha creduto sempre e ha sempre creduto che lo Spirito conducesse la Chiesa. Non è che adesso. Quindi il discorso non è questa banale teologizzazione, ma è capire cosa significa in termini di funzione e soprattutto di funzione per la conduzione della Chiesa parlare di sinodo, sinodalità, sinodale. La domanda in questo buio comunicativo, la domanda che io mi sono sempre posta in questi 2 anni in cui c'è stato questo crescendo verbale, direi tentacolare, invasivo, su appunto sinodo, sinodalità, sinodale, e poi la contraddizione nei fatti. Ecco, la domanda che io mi pongo è stata un frutto, non me la sono posta solo io, se la sono posta anche altri. È stato frutto solo di un brainstorming? Cioè il Papa di fatto voleva soltanto agitare le acque e far venire fuori dalla base quello che se fosse venuto fuori soltanto da lui o da alcuni vescovi sarebbe stato oggetto immediato di reazione contraria fino a questa minaccia di scisma che è la spada di Damocle sotto la quale stiamo vivendo questi ultimi anni. Ecco, quindi è tattica? Questo agitare continuamente, continuamente, questa terminologia della sinodalità? Oppure è confusione? Perché di fatto ha ingenerato un uso del termine, che è un termine fortemente tecnico nella storia della Chiesa, perché rappresentava un'istituzione fondamentale, e cioè la riunione dei vescovi per prendere delle decisioni. Poi è andato in cantina, poi è stato rimesso in campo
non per prendere delle decisioni, ma per consultazione dell'autorità centrale del pontefice. Comunque è una cosa, un istituto molto tecnico della vita, a un livello appunto universale e decisionale della Chiesa Cattolica. Allora, poi è diventato invece una, come posso dire, un passepartout per indicare tutto. Voi non potete immaginare, a volte le interviste, le domande, insomma, che veniva voglia di dire, guardate, scusate, soprattutto da parte dei più giovani, ah, ma lo stile sinodale, volersi bene, dico no, non è andare a mangiare la pizza, ragazzi. Avevamo altri linguaggi per dire questo, teniamo le cose per favore ciascuna nel proprio ambito. Invece è diventato una sorta di blob che veramente, secondo me, ha ingenerato più confusione, anche se bisogna dire il brainstorming c'è stato. C'è stato ed è stato interessante, perché la partecipazione da parte delle chiese nazionali, il coraggio di presentare istanze, di sollevare questioni, diciamo, è stato diffuso. La Chiesa italiana no, naturalmente, ma molte Chiese nazionali hanno lavorato e hanno lavorato bene. Di fatto, però, il bisogno di riforma che veniva dal basso, e dico volutamente di riforma, non di singole riforme, dal basso emergeva un bisogno di riforma, è stato palpabile, ma è stata palpabile la progressiva evaporazione di questo bisogno man mano che dai documenti delle chiese nazionali si passava ai documenti continentali e si è passato poi alla effettiva celebrazione del sinodo. E allora è stato chiaro che di fatto non ci fosse nessun lasciapassare che consentisse di porre al sinodo inquietudini, speranze, problemi, tentativi di soluzione, non come opinioni personali, attenzione, non come istanze spirituali del singolo soggetto che si confronta con gli altri intorno a un tavolo, ma come reali gangli vitali per affrontare una riforma della Chiesa. Dicevamo, il silenzio imposto ai partecipanti al sinodo e il controllo dell'informazione hanno suggellato la chiusura del sinodo perché l'hanno resa un fatto intimo di chi ci ha partecipato, evento di una chiesa intimista che propone la lente della spiritualità accogliente e silente come criterio della sinodalità ecclesiale. Allora, la sinodalità non attiene più alla modalità intraecclesiale di governare se stessa, non è più funzionale al raggiungimento di scopi individuati e riconosciuti come importanti, ma viene trasferita sul piano dell'atteggiamento relazionale. Certamente ganglio vitale della vita delle nostre comunità, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra clero e laicato, tra uomini e donne, tra anziani e giovani. Ma tutto sommato sentir dire da chi ha partecipato al sinodo, ma anche da quel po' di diciamo, commenti un pochino più elaborati che ci sono stati da parte di chi ha partecipato, che il grande evento era che dei vescovi sedevano a livello orizzontale a fianco di laici e sono stati costretti, o se volete, invitati a ascoltare quello che dicevano. E è la prima volta che dei vescovi parlavano con dei laici. Questo non depone, diciamo, a favore della salute della nostra Chiesa. Secondo punto, la fuga dalla riforma. Perché ci tengo a differenziare riforma e riforme? Perché quello che è veramente alla prova dalle trasformazioni epocali che hanno investito la Chiesa dalla modernità in poi, quello che è veramente alla prova è il centralismo romano.
Una vera riforma è possibile solo se la decide e la persegue il pontefice romano. C'è poco da fare. Francesco ha affermato più volte, dicevamo, che non lo farà, non è sua intenzione farlo. Quello che ha fatto, e gli va dato riconoscimento, oltre che riconoscenza, sono riforme piccole, ma importanti per modificare atteggiamenti e comportamenti, punti di vista e schemi di valutazione, ma anche prassi di vita. E qualcuno si diceva dopo l'esperienza del Sinodo: vabbè, ma ti vescovi che per 20 giorni hanno dovuto ascoltare e parlare allo stesso livello con laici, donne, gente giovane, eccetera, ma poi quando tornano a casa continueranno a farlo? Non lo sappiamo. Comunque, manca il coraggio di sciogliere il nodo del passato e l'incubo della riforma luterana. Io sono sempre più convinta che mai metabolizzata la riforma luterana significa non aver mai metabolizzato la parola riforma. Perché per sé anche quella gregoriana è stata una riforma. E prima della riforma gregoriana la Chiesa era altra, aveva un'altra organizzazione, un'altra vita, altra gestione. Punti di forza, crisi orribili, e è stata necessaria una riforma. L'incubo della protestantizzazione della Chiesa cattolica è stato, in fondo, uno degli elementi chiave che ha pesato come un macigno sulla recezione del Vaticano II. Ratzinger l'ha detto espressamente. L'orrore della protestantizzazione della Chiesa cattolica. Allora, se ci fosse, se ci. Voglio dire, se ci fosse un minimo di intelligenza storica, si capirebbe che o si risolve quel nodo lì o non si andrà mai più da nessuna parte, perché la parola riforma terrorizza. Quindi manca la tempra di guardare al presente, ma sapendo poi oltretutto che i processi di accelerazione oggi costringono, i processi di riforma a un'agilità inusuale per una istituzione come la Chiesa Cattolico Romana e il suo centralismo monarchico. Quindi bisognerebbe veramente pensare non solo a quale riforma oggi si impone, ma anche a come facilitare i processi di risposta sempre più necessari cioè in un tempo breve, a successivi bisogni di riforma. Il problema è molto chiaro, mi sembra che stamattina è venuto, non chiamateli più sacerdoti, basta, chiamateli presbiteri, e atterrisce il fatto che l'unica riforma degna di questo nome passa per la revisione dell'ordinamento ministeriale. Compito auspicato dal Concilio, affrontato dai grandi teologi del secondo Novecento, silenziato dalla Restaurazione successiva. Perché significa, io capisco che è enorme il trapasso che si chiede e ci vuole, e spero proprio che Francesco, di fronte a Dio, abbia capito che il suo ruolo è di transizione per cominciare a smuovere le acque, insomma, quindi gli do il beneficio del brainstorming. Però il problema è questo, perché costerà scismi, su questo è sicuro. Si tratta di vedere che cosa è più importante per la vita della Chiesa. E ultimo punto, allora, la logica dei piccoli passi. Un grande teologo, forse il più grande vivente attualmente, che era presente al Sinodo, quando ha finito, mi ha detto: guardi, per certe cose è desolante, ma bisogna confidare, la logica dei piccoli passi può sempre servire. E allora io mi domando, con tutta la stima che ho per lui, per la sua anzianità, e mi sono domandata: basta la logica dei piccoli passi, ha ragione lui, o ce la facciamo bastare? E quindi capisco che siamo oscilliamo
oggi tra inquietudini e ponderazioni. Torniamo all'indicatore donne, ma non perché io sono femminista o il coordinamento delle teologhe, ma perché veramente è stato ed è il punto di scontro, non soltanto con i giornalisti che devono tutti chiedere questa storia del sacerdozio alle donne, non sanno nulla di nulla, perché veramente le donne rappresentano oggi l'indicatore mondiale in tutte le diverse culture, perché non è che l'Iran sia cattolico, quindi voglio dire, rappresentano l'indicatore di trasformazione, di movimento, di rivoluzione non cruenta, vorrebbe essere. Ecco, allora torniamo al discorso delle donne, all'indicatore. Francesco ha fatto il motu proprio, Spiritus Domini, secondo il quale accoltellato elettorato diventano ministeri istituiti, conferiti a laici e fin qui. Già questo aveva un certo interesse, ma cancellando dal diritto canonico quella clausola che invece c'è, per esempio, per quanto riguarda il ministero ordinato, altresì chiamato sacerdozio, che è solo di sesso maschile. Questo Francesco lo ha cancellato con un tratto di penna. Allora è vero che è stato in fondo un patetico ammettere, dare legittimità a quello che già aveva diffusione e legittimità nelle chiese, ma anche un riconoscimento di una legittimazione, un'istituzione, non fa male. Ma soprattutto Francesco avrebbe, secondo me, dimostrato che la clausola basta cancellarla con la penna. Non è che proprio. Ora, certo che sul Ministero del Sacerdozio, continuiamo a chiamarlo secondo il diritto canonico, è un po' più serio, un po' più grave, però quella clausola Francesco in questo caso minore l'ha cancellata. Allora, non si può più dire che la Chiesa non ha diritto di cambiare quello che è le norme che si era data. Perché le norme se le date e le può, come le ha, se le date, le ha rispettate, le può anche cambiare e cancellare. E non è uno scherzo. Quindi sarà un piccolo passo, ma secondo me è un'indicazione seria. Ancora, la prassi di consultare le chiese nazionali. Deve bastare a se stessa, cioè di fatto poi non ci viene fatto niente con i risultati di questa consultazione. Ammettiamo pure che sia così, il movimento all'interno delle chiese nazionali però resta importante, perché significa in qualche misura far partecipare, anche se poi viene in qualche modo mortificato, diciamo, la pretesa che nasce da questa partecipazione, però significa far partecipare il corpo ecclesiale alle realtà di vita della Chiesa, di tutta la Chiesa, che sono particolarmente importanti. Ancora, un sinodo dei vescovi esperienziale, perché questo è stato, in perfetta sintonia con la spiritualità e soprattutto la pedagogia ignaziana, perché è stata un'applicazione totale dai 3 giorni di esercizi spirituali prima di cominciare a la circolarità dei tavoli interessante, mi dicevano, non ci era permesso discutere, bisognava solo ascoltare e esternare le risonanze a quello che uno aveva detto, cioè quello che ci aveva colpito, naturalmente in senso positivo. Insomma, questa è proprio spiritualità e pedagogia ignaziana. Bene, quanto apporteranno per la vita delle chiese nazionali? Infine, piccoli passi e grandi scismi, perché è vero che siamo nella logica dei piccoli passi, ma viviamo complice veramente una stampa disdicevole, ecco, perché quella non è comunicazione. Però viviamo uno scisma mediatico che è veramente insopportabile.
rivela che non è sotto la cenere. Alcuni uomini di chiesa hanno oltretutto arruolato un esercito o vari eserciti di nostalgici che hanno minato alla radice, basta seguire un po' i social per vedere lo schifo che viene fuori contro Francesco. Insomma. Allora, uno scisma mediatico e da social monta, è enorme, ma c'è poi gli scismi sommersi, perché appunto Vittorio Agnoletto diceva che non fa politica è inutile. Io mi sento di dire chi non si impegna anche per la sua fede rischia di essere inutile al proprio paese, ma a se stesso non lo so, ma al proprio paese sicuramente. E insomma, perdere, qui non è giustissimo il discorso i giovani che vanno all'estero, ma anche questa emorragia dalle nostre chiese storiche e i sociologi ci dicono non per mancanza di senso religioso, ma per incapacità di confronto con l'istituzione. Insomma, sono decisioni, sì, uno se ne va, pace, nessuno gli dice niente, nemmeno gli minaccia più l'inferno, quindi va benissimo, però che prezzo ci fa pagare? Bene, allora tiro una conclusione e quindi mi appresto a finire. Allora, la questione secondo me molto delicata che oggi il pontificato di Francesco, oggi dopo la prima tappa del sinodo sulla sinodalità, la questione che pone è molto delicata ed è questa. Navigare a vista o cogliere l'attimo del tempo infrasinodale, perché adesso abbiamo un anno a disposizione per spingere con le istanze di riforma, senza accontentarsi solo di piccole riforme. Questa secondo me, è la questione che si pone oggi. Secondo, la mancanza di una infrastruttura di pensiero vigorosa, data da una ricerca teologica non priva di dispositivi critici, che è la situazione che abbiamo vissuto in questi ultimi 35-40 anni. Morti i grandi che si erano forgiati anche nella tensione, nelle lotte, nei processi, nella violenza che hanno dovuto subire da parte della dottrina della fede e dei due pontefici. Insomma, nonostante quello, era un tempo vivo, adesso è teologicamente un tempo morto. Allora, se c'è una carenza di pensiero teologico, sostenuto da una ricerca teologica non priva di dispositivi critici, come affrontiamo quelli che mi sembrano poi i problemi del quotidianum della vita ecclesiale oggi? La sfiducia nei vescovi e la sfiducia dei vescovi, perché i vescovi sono persi, si rendono conto di una relazione estremamente problematica nella conduzione della Chiesa oggi, delle loro chiese e della Chiesa, per esempio, nazionale. Un clero inadeguato, perché lo cominciamo a pagare adesso, insomma, quello che si è formato negli ultimi decenni, formato, vabbè, negli ultimi decenni. E poi voi l'avete già molto, molto messa a fuoco la questione degli abusi, perché gli abusi sono l'autentica pandemia ecclesiale che non solo ci ha tolto l'innocenza, ma nei confronti dei quali non abbiamo ancora sviluppato vere difese immunitarie. Perché non parliamo soltanto degli abusi sessuali, da questo punto di vista Francesco è stato inarrivabile in quella trilogia di abusi per dire attenzione, per carità, gli abusi sessuali sono terribili, ma sta venendo fuori ben altro che grava
sul popolo di Dio e i rapporti tra, diciamo, la classe alta del clero formata, cosiddetta formata, e il povero popolo che ha dovuto subire angherie di coscienza terrificanti. Allora io chiudo riprendendo la domanda di quest'ultimo punto, posto all'ultimo punto. La logica dei piccoli passi basta? O ce la facciamo bastare? E se ce la facciamo bastare è per delusione, per quieto vivere? O perché? E questo io mi auguro che Francesco passerà alla storia per questo, perché è l'unica strategia politica che oggi un pontefice può utilizzare per traghettare la Chiesa cattolico-romana, che insomma 1.200.000 milioni di persone non sono pochi, in una coincidenza tra la propria vita e il tempo in cui vive. Vi ringrazio. Mauro, non hai microfono. Mauro, non c'è microfono. Sì, volevo dire che mi piacerebbe discutere. Intanto ti ringrazio. Un po' di rimbombo. No, mi piacerebbe anche discutere molte cose che hai detto, perché avendo partecipato sia 4 anni fa al Sinodo Panamazzonico, sia mese scorso, essendo rimasto tutto il mese a Roma a lavorare attorno al Sinodo, sulla sinodalità, e avendo varie realtà con cui stiamo cercando di riflettere un po' sul che fare in questi 11 mesi, mi piacerebbe discutere alcune delle affermazioni che hai fatto, no? Però il tempo sinceramente non c'è, quindi probabilmente avremo altre occasioni di entrare in questa discussione. Però volevo dire, se c'è qualcuno, siccome i tempi stanno andando a terminare, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda specifica o chiedere qualcosa a Marinella, lo può fare adesso, 10 minuti, penso che possiamo ancora strapparli. Arrivare al punto, giusto, non giusto, possibile, reale, significativo. Hai sentito Marinella la domanda? C'è rimbombo, Mauro, c'è rimbombo, ridimmela. Che Possibile, giusto, significativo? cosa? Non ho proprio sentito. Possibilina, però, insomma, forse si è capito il senso. Votare al sinodo. Votare al sinodo, immagino. Votare? Beh, il discorso del voto, non ho, proprio non si sente. Il voto al... Marinella, non so se vuoi rispondere. No, ma io posso rispondere se capisco. Il problema è il voto? Voto, voto al sinodo? Quello? No, ecco, io capisco molto bene l'enfasi che è stata data, soprattutto perché poi questa storia il voto alle donne, il voto alle donne, beh, insomma, sì. La questione è certo che vista da un certo punto di vista è rivoluzionaria. Da un certo punto di vista. Mi sento però di domandare se a me mi chiedono di votare se è meglio, che ne so, il caffè con l'orzo o il mocaccino, non è che siano voti che incidono sulla vita del paese, insomma, in modo particolare. Il problema è i contenuti su cui sei chiamato a votare, le procedure. I tempi che, cioè, voglio dire, il voto dovrebbe essere una cosa abbastanza importante, seria, ma
come punto di arrivo di un, di un processo che è più complesso che non semplicemente, beh, ci abbiamo avuto anche 59, quante erano, non lo so, donne che hanno votato. Bene, anche perché o si sceglie il suffragio universale, allora io posso capire, e va bene, è un criterio interessante, ma se si sceglie che io chiamo a votare quelle che ho scelto io per votare, beh, insomma, forse, forse qualche problema viene. Perché, però, benissimo, io vi lascio poi con un delizioso ricordo l'altro anno fatto insieme a Monsignor Bettazzi, perché io gli ho ricordato, dico, il vostro comportamento di vescovi al concilio nei confronti delle donne è stato a dir poco vergognoso, perché loro, questo l'aveva dichiarato Bettazzi, non me lo sono inventato io, aveva scritto che quando le donne che erano state invitate a partecipare alle ultime due sessioni del concilio entravano in basilica per andare alla tribuna Sant'Andrea dove dovevano prendere posto, loro si divertivano da matti a decidere placet, non placet, placet iuxta modam, cioè se erano vestite in modo che a loro gli piaceva o non gli piaceva. E ho detto, questa è veramente la testimonianza di che cos'è uno spogliatoio di squadretta maschile a pallone, proprio, insomma, una cosa ridicola. E lui diceva, ma noi ci divertivamo tanto. Va bene. Allora, il discorso è questo. Che cosa rappresentano quelle donne che sono state chiamate al sinodo? Un gioco per fare placet, non placet, placet iuxta modum, modam, non modum, ma modam. Oppure, veramente, l'ascolto finalmente integrato e integrale di una chiesa delle differenze. Chiaro che non è solo quella maschile e femminile la differenza che andrebbe rispettata o a cui bisognerebbe dare voce, però insomma già cominciare a dare voce alla differenza ritenuta, come posso dire, da sottoporre alla gerarchia dei sessi fino a nemmeno all'altro ieri, a ieri, e tuttora nell'ordinamento della Chiesa sottoposta alla gerarchia dei sessi. Chiaro che cominciare a dare voce, visibilità, presenza, comunque è un processo di riforma abbastanza rivoluzionaria. Scusate, ma qui mi sono dimenticata. E quindi va benissimo tutto. Però ancora, ancora voglio dire, i meccanismi sono lenti, nel senso che sono appunto come vengono scelte, come vengono cooptate, che cosa rappresentano, chi rappresentano, di che cosa sono voce, va bene. Però certamente può essere ritenuto anche un grande passo, non solo un piccolo passo, aver messo quelle donne con diritto di parola, peraltro, allo stesso livello mamma mia, allo stesso livello dei vescovi, allo stesso livello dei maschi, quindi va benissimo. Ecco, no, scusate, ma non posso fare altro. Qui c'è qualcuno che si è incantato e basta. Ecco, ecco, basta. Grazie. Ultima domanda, se c'è. Una domanda da c'è Antonietta, guarda Mauro, c'è Antonietta Carniel che alza un dito. È da un po' che ho messo fuori la manina. Allora, no, niente, io volevo riprendere uno dei temi, non so, ci sarebbe molto da discutere sulle cose che hai detto, che sono molto interessanti. E volevo però riprendere un po' questo tema delle donne. Perché di fatto, come dice spesso anche Andrea Grillo, il problema delle donne sta diventando un problema di disconoscimento del problema culturale. Cioè viene scambiato per
qualcosa di teologico, tra virgolette, un fatto che è semplicemente culturale. Allora, di fatto le donne oggi hanno un'istruzione che un tempo non avevano, hanno la possibilità di avere appunto il dottorato, tutte queste cose come tu ci hai mostrato, ma di fatto però quando si tratta dei ministeri, appunto, sì, alcuni sono stati cancellati, ma tutti gli altri, che sono quelli che hanno di fatto in mano la nostra Chiesa, non sono stati toccati. Allora io credo che questo problema culturale sia un problema da sottolineare fortemente, perché mentre Giovanni XXIII diceva è un segno dei tempi questo che le donne oggi hanno possibilità di essere diverse all'interno della Chiesa, beh, evidentemente questa cosa qui se la dimenticano tutti. E quindi volevo che tu ci riprendessi un po' questo tema, perché secondo me è molto importante. E poi certo, i piccoli passi ce li facciamo anche andare bene, perché piuttosto che niente è meglio un piccolo passo, però bisogna continuare a dire che non è quello che noi vorremmo, perché noi vorremmo altro. Anche questa cosa del diaconato che lascia via il presbiterato, non capisco perché, cioè in forza del battesimo noi abbiamo le stesse identiche prerogative, no? Quindi non capisco perché si sta a fare tutti questi problemi, quando di fatto basterebbe riconoscere semplicemente che in forza del battesimo siamo tutti cristiani, basta, non portare. Io non sono del tutto d'accordo con Andrea Grillo, come posso dire, anche perché poi non è vero, perché lui lo analizza poi dettagliatamente anche come problema teologico. Non è vero, il Papa ha ragione in questo, l'ordinazione eventuale o la partecipazione delle donne ai ministeri, mettiamola così, è un problema teologico molto serio. Perché è un problema proprio di come la Chiesa capisce se stessa e si organizza, quello che ha sempre fatto durante tutti i secoli, più o meno bene, più o meno lentamente. Certo che questo dipende dalle trasformazioni culturali, su questo no, non c'è dubbio, questo mi sembra evidente, ma la Chiesa deve leggere le trasformazioni culturali attraverso il filtro teologico, perché quello che a lei interessa è essere fedele all'Evangelo. Come è fedele all'Evangelo in questa congerie culturale, dandosi gli strumenti, perché poi i ministeri sono strumenti, non è che sia altro, insomma, dandosi la funzionalità adeguata. Questa è la domanda. Questa è una domanda squisitamente teologica, per l'antropologia teologica che ha alle spalle, per la lettura biblica che ha alle spalle, e poi per come posso dire, le elaborazioni non solo teoriche, ma anche di teologia pratica e di ecclesiologia, di diritto, di tutto quello che, come posso dire, di cui quando diciamo teologico noi chiamiamo in causa un ambiente, un orizzonte pieno di differenziazioni, no? Ecco. E allora io vorrei chiedere solo una cosa, ma è che è significativo che è la più difficile a passare, perché è una questione di linguaggio, e le questioni di linguaggio sono quelle fondamentali. Per favore, che non si parli del diaconato delle donne, che non si parli del ministero ordinato delle donne, perché nella Chiesa esiste solo un diaconato, esiste solo un ministero, che poi è in questo momento è prerogativa solo maschile, ma che può diventare l'unico ministero. Perché se no cominciamo con le sviolinate. Tu ricordavi, noi non sappiamo Giovanni XXIII come si sarebbe comportato poi nel portare i segni dei tempi dentro la Chiesa, va bene, però lui aveva ammesso che sociologicamente la dignità delle donne stava diventando un'emergenza importantissima. Benissimo, Giovanni Paolo II l'ha invece teologizzata
Purtroppo con le categorie che aveva lui. Allora, quella lì non è che a me non mi va bene perché è stata teologizzata, ma perché è stata teologizzata secondo categorie che francamente ormai erano alle nostre spalle. Bene, ma va teologizzata, io sono convinta, perché è una questione ecclesiale fondamentale. Però il problema è come, dove, quando, quibus auxilis, pur qui squid, insomma. Ecco. E questo. Un sinodo dovrebbe essere il luogo dove poterlo fare. Ma io capisco, lì il Papa ha ragione, tu non puoi andare lì con i bigliettini e dire sì o no, votate. Cioè, la procedura, capisco, la Chiesa tedesca si è messa d'accordo nella prima sessione, i primi 2 giorni, l'ha dedicata alle procedure, ma insomma è una chiesetta rispetto a chiese sparse in tutto l'universo. Quindi insomma. Capisco che ci sono delle grandi difficoltà, anche perché sarebbe la prima democrazia al mondo di 1 miliardo e 200 milioni di persone, che mi sembra un po' serio, insomma. Grazie. Io ringrazio molto la professoressa Perroni e le vorrei chiedere questa cosa. Secondo me la strategia dei piccoli passi non è un problema, cioè io posso anche ammettere, no, che adesso sia tatticamente meglio chiedere solo il diaconato e non il presbiterato. Quello che però mi fa paura, vorrei chiedere un riscontro a lei, è la strategia dei passi indietro. Cioè, io in questa sintesi del sinodo ho letto ancora al capitolo 9 che le donne vogliono essere accompagnate dalla Chiesa. Cioè, una visione patriarcale e paternalistica è mostruosa e peggio ancora che è passato sotto traccia perché è praticamente dislocato. Noi abbiamo letto nel capitolo sui poveri, no? Così non c'era la parola aborto, però tra le varie categorie di poveri si diceva i più poveri dei poveri, gli ultimi degli ultimi, no? I più deboli, quelli più da proteggere, sono i bambini non nati. Cioè questi attacchi tremendi, no? Ai diritti delle donne, secondo me non è la strategia dei piccoli passi, ma è proprio una strategia del passo indietro. D'altra parte è esattamente la logica che abbiamo visto nella dichiarazione di Abu Dhabi, no? Nel 2019 tra il Papa e il grande imam di Al-Azhar, che è sembrata una cosa bellissima, attenzione sulle donne, ha detto cose spaventose, cioè eravamo esattamente in questa logica. Le religioni devono proteggere le donne come se le religioni fossero cosa di maschi e le donne fossero all'esterno questa specie di panda da proteggere, no? E anche lì c'era questo attacco al diritto riproduttivo delle donne. Infatti si nominava l'aborto in mezzo a guerre, stragi, genocidi, virgola, aborto. Cioè, a me queste cose mettono un po' i brividi, volevo sapere il suo parere. Grazie. Allora, io, figuriamoci, sono del tutto d'accordo. Uno dei miei, come posso dire, slogan preferiti in questi ultimi anni è ricordatevi, il paternalismo non ci salva dal patriarcato. E siccome il massimo che sono riusciti invece a partorire questi maschi uomini di chiesa è stato una forma di paternalismo, come posso dire, solidale, da compagni, appunto da pizzeria, io sono d'accordissimo che il paternalismo proprio è la negazione della liberazione dal patriarcato, anzi, è un'infognatura molto pericolosa. Ci sono poi situazioni, beh, insomma, se in Iran i maschi cominciassero a proteggere le loro donne dalla furia degli imam, non sarebbe male. Cioè, voglio dire, poi noi dobbiamo pensare che le situazioni sono diverse, vanno assolutamente filtrate le dichiarazioni a seconda delle coordinate, sono tutti discorsi molto delicati. Però sono d'accordo, c'è un linguaggio che è generale, generalizzato e generalizzante, che è assolutamente altro che un passo indietro. È ancora peggio perché quando non si sapevano certe cose, vabbè, ma adesso è offensivo proprio, perché
se non ve ne accorgete, vuol dire che veramente non è servito a niente tutto quello che è stato fatto in questo secolo e mezzo. Se ve ne accorgete e ci offendete continuando invece a usare un certo linguaggio, beh, allora è ancora peggio. Io sono d'accordissimo, ma io sono convinta, sono gli indicatori, questo sulle donne è l'indicatore, adesso esagero forse, principale, è verissimo. Perché poi non è che se uno è paternalista con le donne, poi non lo è con i giovani, non lo è con gli anziani, non lo è con gli immigrati, eccetera, eccetera. Cioè, o noi sradichiamo il paternalismo che trasuda da un certo linguaggio, quindi che è strutturale della Chiesa, oppure non andremo lontano. Questo sono assolutamente d'accordo. Che poi ancora di più l'indicatore femminile si rivela come per quello che è. Sulla salute riproduttiva e io direi, su tutte le questioni inerenti alla sessualità, in particolare lì poi c'è naturalmente il gioco forte, perché non è che l'aborto sia una frontiera così, insomma, da gita di Pasquetta. Quindi voglio dire, è un problema serio, come lo è l'eutanasia. Vigilare sull'accesso alla vita, ma lo sono pure i barconi allora a questo punto, lo sono le migrazioni, lo sono la fame nel mondo, cioè vigilare sulla vita, credo che è giusto che la Chiesa lo senta come dovere o come compito diaconale che nasce dal Vangelo stesso. Su questo io non ho dubbi, il problema è come. Se questa che sta esercitando, per esempio, sulla salute riproduttiva delle donne è una vigilanza evangelica, oppure è un controllo patriarcale. Io purtroppo per tanti penso che sia un controllo patriarcale. Grazie Marinella, grazie davvero. Grazie a voi, Penso grazie. che a questo punto possiamo chiudere. Per chi fosse interessato, questa giornata trovate tutto su YouTube, sul nostro canale di Noi Siamo Chiesa. Naturalmente ringrazio chi ha organizzato tutta questa cosa, quindi il coordinamento 9 marzo, Giuseppina in particolare, che si è data molto da fare. Per chi fosse interessato, vi do l'appuntamento il 2 di dicembre alle ACLI, qua di Milano, dove faremo la nostra Assemblea Nazionale. Siccome, come dire, abbiamo fatto tanto, ma c'è ancora molto da fare. Qualunque nuova energia e disponibilità è benvenuta. Buona giornata a tutti.